Ricomincio? Buonasera a tutti e benvenuti alla terza edizione della Settimana Mondiale dello Spazio organizzata dal Comune di Osimo con il patrocinio della Regione Marche. E siamo particolarmente lieti di dare avvio a questa edizione con ospiti di altissimo livello nazionale e internazionale e poi saluteremo tutti loro. Questa edizione si inserisce nell'ambito della World Space Week, il cui tema è Women in Space, e quindi la nostra testimone è la professoressa Amalia Arcoli-Finzi, che salutiamo e che ringraziamo tanto per aver accettato il nostro invito. Grazie professoressa. E abbiamo colto l'occasione di inserire questo evento anche nell'ambito della cornice del 160° anniversario dei rapporti diplomatici Italia e Stati Uniti. Per questo abbiamo avuto, diciamo, l'apprezzamento da parte dell'ambasciata della Mariangela Zappia, ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, che ora vorrei salutare con un suo video messaggio di saluto a questa iniziativa. Quindi, se può la regia, mandare il video messaggio dell'ambasciatrice. Grazie. Buon pomeriggio. Ringrazio sentitamente la Regione Marche, in particolare il Comune di Osimo, per l'invito ad un evento tanto importante e significativo in un giorno così simbolicamente rilevante. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 decise infatti di istituire la Settimana Mondiale dello Spazio tra il 4 e il 10 ottobre, basando la scelta su due date storiche: il lancio del primo satellite terrestre creato dall'uomo, Sputnik 1, avvenuto il 4 ottobre del 1957, e l'entrata in vigore del Trattato sullo spazio extraatmosferico, il 10 ottobre del 1967. Quest'anno, in particolare, il tema scelto a livello globale è Women in Space, un tema a me molto caro perché evidentemente il glass ceiling, il tetto di cristallo della parità di genere, va superato anche oltre l'orbita terrestre. Lo spazio oggi è elemento chiave per la crescita economica, per la cooperazione internazionale e per la sicurezza. Assistiamo a un crescente interesse da parte di tutti gli Stati alle varie componenti delle attività spaziali, relativamente agli aspetti civili, commerciali, della ricerca, così come per quelli connessi alla difesa. Le partnership internazionali giocheranno un ruolo chiave nei prossimi anni. Agenzie spaziali e istituzioni, ma anche gruppi industriali e fornitori di tutto il pianeta, sono chiamate a contribuire al processo della New Space Economy, non limitandosi all'alveo delle attività strettamente collegate alle missioni spaziali, ma estendendosi in maniera trasversale potenzialmente su tutti gli ambiti della vita economica e sociale. La New Space Economy è una realtà in costante crescita, sia dal punto di vista economico che per numero di settori coinvolti. I tempi sono maturi per consolidare il legame tra spazio ed economia, per alimentare lo sviluppo di nuove applicazioni e tecnologie derivanti dallo spazio. Si prevede che l'economia spaziale crescerà a più di $1 trilione entro il 2040 e potrebbe valere fino a $1.7 trilioni. È quindi essenziale rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti nell'esplorazione umana e robotica dello spazio, nell'accesso allo spazio e nella ricerca, attraverso un corretto approccio internazionale che tenga conto anche degli aspetti economici e di sostenibilità. La nostra relazione bilaterale nel settore è davvero speciale. Penso per esempio alla Stazione Spaziale Internazionale, di cui più della metà del volume abitabile è stato costruito in Italia, così come ai moduli logistici che venivano caricati sullo Space Shuttle per l'approvvigionamento, moduli che continuano a destare ancora oggi grande interesse da parte dell'industria privata americana. Tutti questi eccezionali traguardi per la nostra industria sono il risultato di una costante collaborazione tra le agenzie spaziali di riferimento, l'ASI e NASA, e di un costante dialogo tra i due governi. Non posso non citare l'interesse manifestato dal nostro Paese attraverso la firma del programma Artemis nel novembre del 2020. Il programma Artemis, guidato dalla NASA, rappresenta un passo fondamentale della nuova era dell'esplorazione umana dallo spazio, spingendo oltre il limite scientifico e tecnologico attuale le ambizioni del genere umano. Creare le condizioni per stabilire una presenza di lungo periodo sulla Luna, avamposto della futura esplorazione del Sistema Solare. Come dicevo, il tema della Settimana Mondiale dello Spazio a livello globale è Women in Space. Il nostro Paese potrà sicuramente fornire un notevole contributo
relativamente alla questione di genere nello spazio, a partire proprio dal programma Artemis, sfruttando l'incredibile volano messo a disposizione dal programma fin dal suo nome, riferimento diretto alla dea Artemide, sorella gemella di Apollo, come nel precedente programma di esplorazione lunare, dea della caccia e guidatrice del carro della Luna. Non a caso la NASA, nel programma Artemis, intende inviare la prima donna sulla Luna come parte integrante del primo team di astronauti a scendere sul suolo lunare, potendo contare oggi, a differenza di quanto accaduto 50 anni fa, su un corpo di astronauti estremamente diversificato e con una presenza femminile vicina al 50%. L'obiettivo è chiaro: un'equa rappresentazione del genere umano nello spazio. Quello della gender perspective è un incontrovertibile segnale di evoluzione della società. Esperienza, capacità, sensibilità, modo di ragionare delle donne rappresentano un valore aggiunto, imprescindibile per raggiungere risultati di altissimo livello nei diversi settori, incluso quello dello spazio. È necessario continuare a promuovere l'eccellenza in combinazione con equità e uguaglianza, includendo la dimensione della parità di genere nell'ambito degli investimenti, della progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi spaziali. Affinché si possa raggiungere questo obiettivo, è necessario incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nei settori in cui la loro presenza non è ancora soddisfacente, ma ancora prima è indispensabile che esse si avvicinino allo studio di determinate materie. Noto con estremo piacere che tra i tanti obiettivi dell'evento di Osimo vi è quello di incoraggiare le donne allo studio delle materie STEM, che le proiettano verso il settore spazio e presto a ricoprire in misura ancora maggiore ruoli prestigiosi, come quelli già oggi affidati a scienziate e ricercatrici italiane che interverranno nel corso dei lavori dei prossimi giorni, anche con collegamenti dagli Stati Uniti. Nel complimentarmi ancora una volta con il Comune di Osimo per aver colto per la terza volta consecutiva la sfida di promuovere il settore spingendosi dai confini del nostro paese fino agli Stati Uniti, auguro buon lavoro a tutti e una settimana mondiale dello spazio, permettetemi una battuta, stellare. Ringraziamo quindi l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, per il suo apprezzamento. In un suo passaggio è stato determinante il fatto di aver sottolineato che saranno in collegamento per noi durante la settimana diverse ricercatrici, scienziate anche dagli Stati Uniti. Ed è questo anche un modo per valorizzare il talento marchigiano che, diciamo, vive all'estero ma che ha sempre un ricordo nel cuore, le Marche. Dopo queste parole di apprezzamento non posso fare altro che passare la parola al sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, perché insomma possa dare il suo saluto. Sindaco? Perdonami, buonasera a tutti e grazie a Frida Paolella per aver organizzato per la terza volta consecutiva questa meravigliosa iniziativa che proietta nel futuro la nostra città, ma io dico anche il nostro paese, perché parlare di spazio nella settimana mondiale dello spazio nella nostra città è un vanto per guardare al futuro della nostra città, ma con gli illustri relatori che ci saranno in questa settimana è importante mettere insieme le istituzioni, le imprese, il mondo accademico per poter far sognare i nostri giovani, soprattutto i giovani che si impegnano nei loro studi, che si laureano a pieni voti e che scappano via dall'Italia. Invece noi, con questi illustri relatori che ci fanno sognare in questa settimana mondiale dello spazio, dovremmo provare a mettere sempre più risorse, invitare il governo nazionale a mettere sempre più risorse affinché l'aerospazio possa essere un argomento cardine per il futuro sviluppo economico del nostro paese. Questo noi lo vogliamo fare nel nostro piccolo, grazie a questa idea di Frida Paolella, e qui ringrazio Piero Angela che ci onora della sua presenza e che rende onore alla nostra città e a questa bellissima iniziativa. Sembra lontano lo spazio, invece è a portata di mano, se pensiamo anche a chi ospita un po' la seduta di stasera, Enrico Lucioni, che è un campione di tecnologia e che saluto perché siamo amici e che lo ringrazio per aver messo a disposizione la propria impresa per questa bellissima iniziativa di oggi, perché lui è un pioniere dell'innovazione tecnologica. Allora, seguendo l'esempio di tutti voi e ascoltando le vostre parole,
dobbiamo far innamorare il mondo che ci circonda a questo spazio che sembra tanto lontano, ma invece è vicino. E allora auguri a tutti di buon lavoro, noi ci saremo di mattina con le scuole, ci saremo di pomeriggio invitando tutta la cittadinanza ad ascoltarvi. Grazie di cuore e buon lavoro. Grazie Sindaco, e adesso la parola ad Enrico Loccioni, Presidente del gruppo Loccioni che ci ospita. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, saluto anche il Sindaco e in linea con quanto ha detto il Sindaco associo anche il nostro obiettivo di impresa scuola. Questa è una realtà di laboratori dove gli studenti possono frequentare questo ambito e poter poi scegliere, mentre fanno un percorso universitario di scuole superiori, vedere anche qual è il lavoro che li aspetterà, e più il lavoro è integrato, più è orientato allo sviluppo futuro e più è accattivante proprio per cercare di trattenere, che è l'obiettivo di tutti, i migliori di questo territorio nel nostro territorio, pur passando attraverso esperienze di altri paesi, come tutti abbiamo fatto. Buon lavoro a tutti e buon pomeriggio ancora. Grazie a Frida Paolella. Grazie Enrico Loccioni. Adesso passerei la parola all'ufficio UNOSA tramite Veronica Cesco, che avremo un messaggio della Simonetta Di Pippo, direttrice dell'ufficio UNOSA, che è l'ufficio, diciamo, degli affari spaziali dell'ONU. Ricordiamo la cornice, una settimana mondiale dell'ONU, ed è molto importante il contributo che le scienze spaziali danno al raggiungimento dei 17 obiettivi ONU di sviluppo sostenibile, quei cartoni di cui siete tutti voi a conoscenza, che consegniamo nelle scuole proprio per sensibilizzare i ragazzi, oltre a diventare cittadini globali, anche per le tematiche spaziali e come contribuiscono le stesse ai temi della sostenibilità. Veronica. Grazie mille, buongiorno a tutti. Consentitemi innanzitutto di ringraziare il Comune di Osimo per aver organizzato questa importante iniziativa e per l'invito a parteciparvi. Vorrei condividere un breve messaggio da parte della direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Spaziali, Simonetta Di Pippo. Il focus della World Space Week sul tema Women in Space è una grande opportunità per mettere in rilievo il ruolo fondamentale delle donne e delle ragazze in questo settore. L'uguaglianza di genere è uno dei diritti umani fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite ed è elencato tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli sforzi della comunità internazionale in questo settore sono innumerevoli, tuttavia c'è ancora molto lavoro da fare. I dati del Global Gender Gap Report, raccolti dal World Economic Forum, suggeriscono che ci vorranno 108 anni per colmare il divario di genere complessivamente e 202 anni per realizzare la parità sul posto di lavoro. Sfortunatamente i campi STEM, settore spaziale incluso, non fanno eccezione. Il divario di genere nell'istruzione e nelle carriere STEM persiste sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. A livello globale, le donne rappresentano attualmente solo il 30% circa dei ricercatori STEM e i numeri nell'industria spaziale non migliorano. Milioni di donne e ragazze non hanno ancora le informazioni necessarie, l'orientamento professionale e i modelli e il sostegno di coetanei, insegnanti, genitori per partecipare in maniera equa nel settore dello spazio e per poterne trarre i benefici. Questo è inaccettabile. L'uguaglianza tra uomini e donne non è solo un diritto umano e uno dei valori fondanti delle Nazioni Unite, ma è anche la precondizione per un futuro migliore. Conoscenze ed expertise in ambito STEM sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e migliorare la vita sulla Terra. L'esclusione di donne e bambine impedisce profondamente il nostro progresso collettivo come specie. Solo sfruttando il talento di tutti, a prescindere dal loro genere, potremo affrontare con successo le sfide globali come il cambiamento climatico. Ad UNOSA lavoriamo attivamente per promuovere l'uguaglianza di genere nel settore spaziale. Il nostro progetto Space for Women mira a rafforzare la consapevolezza, la capacità e le competenze di individui e
istituzioni per favorire l'inclusione di donne e bambine in questo campo. Inoltre, con la nostra nuova iniziativa Kids Reaching Stars, vogliamo dedicare speciale attenzione alla formazione e all'inclusione delle bambine, ma anche bambini con disabilità e appartenenti a minoranze. Lottiamo contro ogni tipo di discriminazione e vogliamo eliminare gli ostacoli che limitano il potenziale dei nostri giovani. Uno dei nostri obiettivi è di garantire un'inclusione a 360 gradi e offrire a tutti le stesse opportunità. Riaffermo il nostro impegno a rafforzare la partecipazione femminile nei campi scientifici. Credo sinceramente che eventi come questi siano estremamente importanti per discutere la dimensione di genere nelle principali sfide del settore spaziale e per trovare soluzioni che siano inclusive. Sebbene la disuguaglianza di genere rimanga una grande sfida, sono fiduciosa che con l'approccio giusto, gli strumenti giusti e la solidarietà nel cuore avremo successo. Ringrazio nuovamente il Comune e gli organizzatori e auguro a tutti buon lavoro. Grazie, grazie Veronica. E a questo punto ho il piacere di dare il benvenuto al Presidente dell'Assemblea Legislativa Dino Latini, che è qui delegato dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Benvenuto Presidente, la invito ad accendere la telecamera in modo tale che anche tutti gli altri ospiti possiamo vederli. E se ci sente, Presidente Latini, le passo la parola. Grazie, grazie di cuore. Beh, io la telecamera l'ho accesa e ho acceso anche il microfono, non so se mi ascoltate. Pronto? Pronto? Ci siete? Sì, sì, noi ci siamo. Sì, sì. Perfetto. Ecco, no, il mio è un brevissimo saluto perché noi siamo soltanto spettatori di questo evento che riteniamo molto importante per quanto riguarda il progresso futuro, in generale quello che dovremo affrontare, quello che dobbiamo pensare di affrontare da qui in avanti, una logica in cui i mezzi, le conoscenze scientifiche dell'uomo sia a disposizione per rendere il pianeta più consono alla tutela di quelle che sono le risorse naturali e nello stesso tempo ci permetta di andare ad esplorare con il buon senso umano e rispetto etico anche altri pianeti o di utilizzare tutto quello che la scienza finora ci ha messo a disposizione con grande sforzo in senso propositivo e indubbiamente positivo e pacifico. Questo è il messaggio che voglio portare a nome del dottor Francesco Acquaroli, presidente della Giunta Regione Marche, e se posso sommessamente aggiungere anche a nome mio personale, quale presidente pro tempore dell'Assemblea Legislativa del Consiglio della Regione Marche. Non prendo altro tempo, auguro a tutti voi buon lavoro e rimango ad ascoltare importantissimi relatori che questa assise ha trovato a mettere insieme. Grazie. Grazie a lei Presidente, siamo davvero contenti della sua partecipazione perché lei, in rappresentanza dell'Assemblea Legislativa Regionale, ha tutta l'autorevolezza e anche la rappresentanza politica per mozioni, per insomma, attività di indirizzo politico che possono accompagnare le Marche verso diciamo, anche questa regione verso l'aerospazio, ma sarà poi questo oggetto del dibattito, del ragionamento con i nostri illustrissimi ospiti. A questo punto io potrei finalmente passare la parola a Piero Bianucci. Prima consentendomi di dare un abbraccio grande quanto l'universo in espansione a Piero Angela, questo me lo deve consentire con questa metafora, professor Piero Angela, che sono davvero onorata, la ringrazio di averla potuta contattare personalmente e il suo sì è davvero un grande regalo, sono sinceramente emozionata, grazie, grazie di cuore. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a Piero Angela che è il nostro primo interlocutore. E per Piero Angela avrei una domanda che è quasi scontata all'inizio di una settimana dello spazio come questa, che ha al centro le donne e lo spazio, ha al centro l'attenzione a una regione come le Marche, che ha già parecchi addentellati con questo ambito disciplinare, ma può ambire a molto di più, e con questi 160 anni dell'amicizia tra Italia e Stati Uniti. Piero Angela
esperto di spazio dagli anni 60, quantomeno, quando ha cominciato a occuparsi del programma Apollo e quindi della corsa alla Luna. E io a Piero Angela vorrei domandare, lei ha visto sostanzialmente 60 anni di evoluzione di ricerca nello spazio. E questa è la prima era spaziale che abbiamo avuto e ora ne incominci un'altra. Sta incominciando la seconda era spaziale, un'era nella quale non contenti di aver raggiunto la Luna, di aver esplorato l'intero sistema solare, di conoscerlo ormai come conosciamo la nostra geografia scolastica, di ogni pianeta conosciamo perfettamente la geografia dei suoi satelliti, adesso incomincia un'era in cui si parla di ritorno alla Luna, di una stazione spaziale vicina alla Luna, in orbita intorno alla Luna, quindi il superamento dell'attuale stazione spaziale, si parla di turismo nello spazio. Ecco, Piero Angela, come è cambiata quindi nella tua esperienza la visione della ricerca nello spazio da ieri a oggi? Beh, come tu hai detto, io sono un vecchio cronista e degli anni 60, mi sentite? Perfettamente. Sì, perfetto. Negli anni 60, allora facevo il telegiornale e ho avuto l'occasione di andare come inviato a seguire il progetto Apollo. E l'ho seguito tutto a Capo Kennedy e poi a Houston, seguendo l'Apollo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E devo dire che già allora la cosa che mi ha interessato di più, certamente l'impresa spaziale, però cercavo di capire meglio che senso aveva poi un po' tutto questo. Perché, sai, questa impresa è stata vissuta con dal pubblico e anche attraverso le trasmissioni che abbiamo fatto come una grande competizione tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, perché bisogna ricordare che l'Unione Sovietica aveva dei razzi che erano pronti per l'impresa e all'ultimo momento addirittura l'Apollo 8 cambiò rapidamente progetto per fare il giro intorno alla Luna e accelerare tutto il programma in timore che i russi fossero sempre più avanzati. Però quello che mi interessava era capire un po' che senso aveva tutto questo. Intanto devo dire che la cosa che mi ha molto colpito è che questa impresa lunare ha coinvolto un grandissimo numero di persone. Si è calcolato che addirittura 600.000 persone a vario titolo, vari livelli, ha lavorato per il progetto Luna per portare questi due uomini sulla superficie lunare. Perché tu pensa a tutto quello che c'era dietro, la progettazione, i calcoli, le tute, le sopravvivenze in ambienti ostili, i razzi, tutta la tecnologia dell'EM, ma mille altre cose. Quindi sono andati in giro in tutti i centri della NASA, che sono tanti, sparsi negli Stati Uniti, e nelle industrie spaziali che hanno creato, che hanno realizzato i progetti non solo dei grandi studiosi della NASA, von Braun, eccetera, ma delle università, tantissime, che hanno lavorato ognuna sulla loro parcella per mettere poi tutto questo insieme, quel famoso bottone che ha permesso di andare sulla Luna. C'è un episodio che ogni tanto racconto che mi ha molto colpito, perché prima si parlava dei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono europei, oltre agli africani e tutti gli immigrati. Ma lì alla NASA, quando io arrivai la prima volta, guardai sul directory, cioè una specie di elenco telefonico, diciamo, per vedere se c'era qualche personaggio importante da intervistare. E mi resi conto che il direttore del lancio, cioè quello di questa grande sala piena di computer, aveva un nome italiano, Rocco Petrone.
ho detto, ma questo qui è dei nostri. Allora prendo appuntamento, entro nel suo ufficio, c'era un uomone grande, grosso, tipo mediterraneo, e gli chiedo in inglese, ma lei, la sua famiglia è di origine italiana? E lui mi risponde in dialetto lucano, dice, sugno del paese del Sasso de Castalla, un provincio di Potenza. Pensa che quest'uomo, ed è questa la storia che mi ha colpito, lui era già nato negli Stati Uniti, la sua famiglia era arrivata solo da 3 anni. Era un ragazzo intelligente, cominciò a studiare con molti sacrifici, ma a un certo punto il padre morì, la madre era in operaia in una fabbrica di guanti. Lui ottenne borse di studio, riuscì a entrare finalmente all'Accademia di West Point, dopodiché si laureò in ingegneria all'MIT e cominciò a lavorare sui razzi, prima militari, poi civili. Quindi un uomo che aveva grande esperienza e diventò poi non solo il direttore del lancio, ma il capo di tutto il progetto Apollo. Ecco, allora questa cosa mi ha colpito, perché se quest'uomo fosse rimasto nella provincia a Sassa di Castalda, dove tra l'altro c'erano ancora i parenti, col camino fumicato, la pannocchia, le signore vestite di nero, cosa sarebbe stato un bravo contadino? Ecco, i famosi ascensori sociali. Prima sentivamo una bella perorazione nei confronti della donna, ma anche nei confronti degli uomini c'era questa discriminazione, che piano piano la capacità economica di sviluppo ha permesso alla donna di cambiare completamente il suo ruolo nella società. Ma questo è ancora un altro discorso. Dicevo, è quello che mi ha colpito, quindi era per uno dei centri, perché a me quell'impresa lì mi ha cambiato la vita, perché io ho smesso a quel punto di fare il telegiornale e ho fatto da allora solo documentari di scienza. In quell'occasione feci 4 documentari e uno dei centri che mi colpì molto era quello di Ames, vicino a San Francisco, dove si studia l'esobiologia, cioè la vita fuori dalla Terra. Argomento straordinario, perché veramente dice tutto. E quindi si studiava il modello terrestre, che era l'unico disponibile, e quindi l'origine della vita sulla Terra, l'evoluzione, e poi tutto quello che è seguito. Quindi, insomma, la scienza a 360 gradi. E quindi io svisi allora, andrei dal mio direttore e dissi, guarda, io ho finito di fare il telegiornale, faccio solo più documentari di scienza. E feci 10 puntate su biologia e neurologia che andarono in onda poi l'anno dopo. E lì poi fece tutto il resto. Però ricordate che tra l'altro la NASA ci fu quel progetto SETI, Philip Morrison, che è una persona che le persone non hanno conosciuto, era tra l'altro una persona handicappata che camminava a difficoltà con le stampelle, era un fisico dell'MIT, che io conobbi bene tante volte perché andavo sempre da lui, siccome era una specie di intelligenza totale, e allora andavo sempre da lui a chiedere pareri e a nutrirmi. Lui fu quello che organizzò quel programma di ascolti dello spazio per intercettare, si sapeva benissimo che era molto utopistico, però era un messaggio per i terrestri, cioè dire guardate che forse non siamo soli. Tra l'altro io feci una serie di 9 puntate proprio nel cosmo alla ricerca della vita, perché quello era un argomento che affascinava. Ma soprattutto poi, già allora, quello che mi interessava era, come dire, difatti uno dei documentari era dalla Luna alla Terra, cioè quello che la ricerca spaziale ci dava. E sapete benissimo che la ricerca spaziale e le imprese spaziali ci hanno dato
di satelliti, di telecomunicazione. Oggi vediamo tutti i collegamenti che si fanno per le elezioni di qua, di là, tutti i paesi, come se fossero vicini di casa, ma quella roba lì, ci sono i satelliti geostazionari del punto di Lagrange, che poi io ho scoperto che sto famoso Lagrange era un piemontese, si chiamava De Lagrange, e l'ha chiamato Lagrange quando andò a Parigi, invitato dal re Luigi XVI, che gli mise a disposizione addirittura un appartamento al Louvre. E beh, da lì con questo satellite geostazionario siamo tutti in comunicazione, per diventare viaggio. Ma pensate a tutto il resto, all'ambiente, ai satelliti che danno le condizioni della Terra, dei ghiacciai, i danni provocati da questo sviluppo, o meglio, da questa crescita spensierata. E poi tutta la parte che riguarda i navigatori, ma anche la possibilità di esplorare lo spazio con grandi telescopi in orbita che vedono lontanissimo, perché là il cosmo non ha nubi, filtri, insomma una serie di cose che ci hanno cambiato la vita e di cui si parla molto poco. E c'è un'ultima cosa che vorrei dire, poi chiudo, perché è una cosa che mi ha colpito molto, ed era proprio l'Apollo 8. L'Apollo 8 è stato una missione nel dicembre del 68, Borman, Lovell e Anders, tre astronauti, che sono partiti con un rischio di non tornare indietro, che è stato poi calcolato del 50%, perché non dovevano fare questa missione. L'hanno accelerata, come dicevo prima, per la competizione con l'Unione Sovietica. Bene, questo viaggio è a metà percorso tra la Terra e la Luna, c'è stato un collegamento video con una telecamera che Anders aveva dal finestrino, e per la prima volta si è vista la Terra non con la curvatura, ma come questa pallina nello spazio nero. Io stavo facendo la telecronaca diretta di questo avvenimento, quando ho visto questa immagine sono rimasto veramente emozionato, colpito, commosso. Dico, ma guarda, e questo l'ho detto in diretta ai miei telespettatori, guardate questa immagine, ma noi siamo lì, siamo sotto quella cupola di nubi biancastra, allora è in bianco e nero il collegamento, e ha detto, e lì sotto noi ci combattiamo, ci insultiamo, ci ammazziamo, ma non siamo niente, siamo una cosina che gira a 100.000 km l'ora intorno al Sole. E fa che cosa? Da miliardi di anni. Allora lì, diciamo, questa missione, secondo me, aveva questa forza filosofica che a me è rimasta molto impressa. Ecco, insomma, lo spazio, io sono stato, come dicevo, ho modificato la mia vita in questa missione, ma anche la visione che ho avuto delle cose, della vita e della vita fuori dalla Terra. Forse non siamo soli, perché questa è la convinzione di molti ricercatori, della maggior parte. Certo, sarà difficile contattarli, vederli, però insomma questa idea, per chi c'ha un po' di rotelline che girano, è stimolante. Ecco, allora, per questo, lo spazio che ci è amico oggi. Guardate che tra l'altro i satelliti spia hanno aiutato molto la pace, perché quando qualcuno sa cosa sta facendo il nemico e non ha il buio, non ha paura
E questo contribuisce a evitare dei colpi di testa. Ecco, quindi sono molto amico di questa cosa. Ringrazio il Comune di Osimo per questa iniziativa molto lodevole. Sono venuto volentieri a parlarvi di queste cose, ma ci sono persone molto più competenti di me che vi diranno cose più interessanti. Grazie. Grazie a Piero Angela. E vorrei dire che nel tuo discorso c'era molto spazio, ma c'era grande umanità soprattutto, e la capacità di dare un senso filosofico, che è la parola che hai usato tu, a tutto quello di meraviglioso che le attività spaziali ci hanno dato in questi anni e ci daranno nei prossimi. Ora che incomincia la space economy, ora che incomincia un tempo in cui lo spazio diventa anche un posto dove si possono fare degli affari, spero nel senso buono naturalmente. Grazie a Piero Angela e passo immediatamente a Amalia Ercoli Finzi. Di Amalia Ercoli Finzi, beh, si potrebbero dire infinite cose. Io vorrei soltanto ricordare due dei molti contributi che ha dato allo spazio. E uno è quella trave che tiene insieme la Stazione Spaziale Internazionale. L'altro è la prima discesa su una cometa con la missione Rosetta, e questo è stato veramente un capolavoro della sua vita, perché è stato fatto un atterraggio su un oggetto piccolissimo, remotissimo, viaggiando per 15 anni per raggiungerlo e quindi anche passando attraverso una ibernazione di questa sonda, e non si sapeva se si sarebbe svegliata al momento giusto, e tutto è andato come doveva andare. Ma Amalia Ercoli Finzi, lasciatemelo dire, è anche stata la prima a laurearsi in ingegneria aerospaziale, la prima donna a laurearsi in ingegneria aerospaziale. È stata una scienziata ed è una scienziata, tuttora sta occupandosi dell'insediamento che potremo forse fare sulla Luna, se ne sta occupando proprio dal punto di vista ingegneristico, e sulla Luna e poi su Marte. Questo non le ha impedito di essere anche mamma, credo, di 5 figli, se non sbaglio. Amalia mi può correggere se mi sbaglio. E quindi vedete che le cose si possono conciliare, e certamente non bisogna mai sacrificare l'una all'altra. Nel futuro le donne avranno certamente molto più spazio di quanto non abbiano avuto, ma Amalia Ercoli Finzi ci dice che già nel passato e oggi si può fare moltissimo. Allora, io avrei questa domanda per Amalia Ercoli Finzi. Tra questi due grandi contributi che ho citato, la Stazione Spaziale e Rosetta, lei ha una preferenza per una delle due cose? Una è una missione in cui è in gioco l'uomo, l'altra è una missione robotica, quella che è andata sulla cometa Churyumov-Gerasimenko. Ecco, quindi sono due modi diversi di andare nello spazio, uno con l'uomo, uno con le macchine. Quale preferisce? Allora, intanto ringrazio Piero che ha fatto questa bella presentazione, e chiedo a quel signore gentile che si occupa delle cose di proiettare quelle immagini che avevo preparato in modo tale da allietarvi con qualche fotografia. Perché in realtà io mi voglio attaccare a quello che è stato detto prima per conto di Simonetta Danesi e poi per conto dell'ambasciatrice americana e così via. Cioè, il ruolo delle donne che ancora adesso, io non vedo la presentazione, ma credo che prima o poi arrivi, vero? Sto arrivando. In realtà, io quando ero una ragazzina e mi sono iscritta a ingegneria al Politecnico di Milano, avevo capito, questo sì, me lo riconosco, avevo capito che il nostro futuro è un futuro tecnologico. Difatti ho chiamato questo storia di vita vissuta, perché è un po' la mia vita, che essendo lunga, 84 anni, è chiaro che sarebbe una cosa lunghissima, ma non vi tedio per così tanto. Nella successiva, difatti, io dico, noi viviamo un'era tecnologica, assolutamente.
è vero che noi siamo un paese di santi, di eroi, di filosofi, di matematici, quel che volete, però or della fine quello che tira avanti le cose e soprattutto il futuro sarà sempre più tecnologico. Parliamo di trasporti, qui vi faccio vedere la prima locomotiva che è arrivata a Ragusa nel 1896. Si noti che in Italia il trasporto su ferroviario era già incominciato da anni, però questa di Ragusa è stato un evento speciale perché Ragusa è in quota e per arrivarci bisognava far fare alle rotaie, quindi al treno, una specie di elica, quindi una cosa complicatissima. Ecco, allora i treni richiamavano tutta questa gente che, come vedete, era tantissima, e li vedete vestiti come si usava allora, col cappello e così via, le signore pure, e vedevano il primo passo verso lo spostamento rapido. Non era più il cavallo, non era più l'andare a piedi, era il treno, che poi è stato sostituito dall'automobile e così via. Bene, adesso i treni vanno con tutt'altra velocità. Siamo arrivati comodamente ai 500 km all'ora. Questo con i maglev, che sono i treni a levitazione magnetica, no? Ma anche quelli che hanno la monorotaia, quindi anche quelli treni di grandissimo cose. In Cina raggiungono velocità che, quando va adagio, fa 400 km all'ora, ma però può superare anche 500. È vero che la Cina è grande, ma proprio per questo hanno bisogno di treni velocissimi, perché a questo punto riescono a coprire queste enormi distanze che sono quelle cinesi. Ma la cosa altra che mi preoccupa sempre, e vediamo la successiva, è la comunicazione. La comunicazione per me è stata la televisione. Vediamo nella successiva. La televisione, io mi ricordo benissimo quando è partita la televisione, perché vedete quell'apparecchio che c'è sulla destra è l'apparecchio televisivo della Safar. La Safar era a Milano, era una ditta di Milano che costruiva apparecchi, e subito si è buttata sulla televisione perché si era resa conto di quanto potesse valere questo mezzo di comunicazione. Allora la Safar, poveretta, è fallita. È fallita perché lo Stato non le ha pagato i debiti di guerra, però noi tutti abbiamo la televisione in casa, è il primo apparecchio, il primo elettrodomestico che viene comperato da chiunque emigri in Italia, poi dopo ci vengono tutti gli altri, ma per prima cosa la televisione. Ora, allora la televisione costava, un apparecchio televisivo costava 4.000 lire, in un periodo in cui un bracciante guadagnava 10 lire al giorno, quindi ci si rende conto che era una cosa limitatissima. Adesso non è più così. Adesso abbiamo questi enormi apparecchi, come si vede sulla sinistra, che hanno questo monitor assolutamente esagerato, per cui che non starebbe in piedi da solo, sta in piedi perché c'è un opportuno frame, un'opportuna cornice che lo tiene su, ma altrimenti da solo non avrebbe neanche la possibilità di reggersi. Ecco, questi si fanno con i diodi organici, no? E che quindi non hanno bisogno di essere di utilizzare la luce, ma perché la luce viene riflessa. È una cosa meravigliosa alla quale noi dobbiamo. Questo fatto, quale noi dobbiamo con la televisione, in realtà abbiamo messo insieme i paesi. L'Italia, dopo l'arrivo della televisione, è stata diversa da quella che c'era prima, nel senso che tutti hanno imparato almeno a leggere e a scrivere. Nella successiva, io poi parlo di un elettrodomestico che mi sta particolarmente a cuore, perché sta particolarmente a cuore alle donne. Allora, lavabiancheria. Lo vediamo qui nella successiva, che una volta le donne lavavano i panni a mano, hanno sempre lavato i panni a mano. Questa è la Loggia Boniforte che c'è nel sud di Milano, nel sud di Milano. Una loggia, quindi, è un canale, no? Che poi dopo si inserisce nei canali che sono la gloria di Milano. E come vedete, sulla sinistra ci sono tutte le donne inginocchiate sulla pietra, le quali lavano
approfittano dell'acqua che continua a scorrere per poi risciacquare. Vedete che alcuni panni sono messi anche sul muretto, intanto che si aspetta che funzioni l'effetto della candeggina, no? Quella che rendeva bianchi i panni anche quando erano molto sporchi. Bene, ma notate che davanti ad ogni donna c'è come uno scatolino di pietra nel quale mettere il sapone, mica per carità che il sapone cadesse dentro nell'acqua, e siccome erano tempi magri, e anche quello era un bene da tenere. Ora, la Rogia Boniforte c'è ancora, non ci sono più le donne, ma si noti che questa è una fotografia degli anni 40, cioè non è la preistoria, io ero già nata quando c'erano queste cose, cioè dopodiché, e qualcuno ha pensato bene di inventare un elettrodomestico che è la lavatrice, la lavabiancheria, di cui vedete un esempio sulla destra, che è la Bimatic. La Bimatic perché era composta da due elementi, la parte che provvedeva al lavaggio dei panni sporchi e dall'altra c'era la centrifuga a parte in cui i panni venivano messi per essere risciacquati e poi anche un poco asciugati, serviva a spruzzare. Si noti che era una cosa complicatissima, perché io me la ricordo in casa mia, se non venivano messi bene l'effetto centrifugo creava una tensione nei panni e quindi molte volte i panni venivano fuori rotti, ma non era questo il caso. Allora, il nostro futuro è la tecnologia. Qual è il futuro delle donne nella tecnologia? Lo vediamo nella successiva. Per ora le donne non hanno questi famosi tre T, no talent, no temper, no time. Oh signori, non abbiamo talento, non abbiamo carattere, non abbiamo tempo, sono tutte balle. Abbiamo sia talento che carattere che tempo e che siamo diverse. In realtà si è parlato prima di eguaglianza di genere. Non è vero, noi vogliamo la parità di genere, cioè vogliamo avere gli stessi diritti e se vuoi anche gli stessi doveri, però gli stessi diritti, e quindi in particolare superare questo gap del salario, che è una cosa tremenda, perché siamo diverse. E noi siamo fondate sul sentimento e sull'intuizione. E guardate che in una società come la nostra, questa di adesso, che è una società multietnica, piena di problemi, chiamiamola così, piena di componenti differenti, avere intuizione è fondamentale, essere capaci di affrontare problemi complessi è fondamentale. E quindi, come dico io, il futuro è rosa. Ma del resto il futuro per lo spazio è incominciato proprio, e lo vediamo nella successiva, con un essere vivente femminile. La Laika è stata il primo essere vivente, stavo per dire il primo essere umano, ma non è vero, era un cane. La Laika era un cane, detta Laika, che però è stato un misunderstanding, è stato un errore. In realtà lei si chiamava Ricciolina, no? Laika è la razza di un cane siberiano. Laika era, e io ho conosciuto bene chi l'ha addestrata, era un cane che secondo i russi è l'animale più intelligente che esista, e secondo me effettivamente sì, anche di tanti uomini, ma pazienza, era un cane femmina e quindi più intelligente di un cane maschio, ed era un cane bastardo, preso per le strade di Mosca proprio perché ben resistente a tutte le cose. Che fosse intelligente lo vedete in questa fotografia adesso che vi presenta un astronauta russo, ma vale anche per tanti astronauti americani o comunque di altri paesi. Eccolo qui, ci arriva, ci siamo. Ecco, confrontate lo sguardo di Laika con lo sguardo di questo astronauta e ditemi voi qual è dei due più intelligenti. Ecco, nella successiva noi vediamo ancora la presenza femminile. Perché la presenza femminile? Perché qui ci sono due donne che sono state in contemporanea, una comandante della stazione spaziale e l'altra comandante della missione con la Soyuz che ha portato gli astronauti, quindi la missione che ha portato gli astronauti sulla stazione spaziale. Ecco, guardate la data, quindi sono Pamela Merroy, che è proprio la mia carissima amica e che quindi, come vedete, è anche un po' bella robustella, e che poi c'è invece la Peggy Wilson, che invece era la comandante della stazione spaziale. Ora guardate la data, siamo nel 2007, lo spazio è incominciato nel 57, ci sono voluti
50 anni, perché ci fosse un equipaggio di, con a capo due donne contemporaneamente, quando invece di altri equipaggi con a capo due uomini ce n'erano stati tantissimi. Ecco, tra l'altro, bravissime tutte e due, perché in particolare la Pamela ha fatto questa operazione perché si era rotto un pannello solare. I pannelli solari della stazione spaziale sono grandi, superano i 600 metri quadri, non ciascuno. Allora, hanno messo fuori questo povero disgraziato e l'hanno fatto lavorare perché il pannello si era rotto, era stato richiuso, trasportato e poi riaperto, nel riaperdere lo avevano rotto. Guardate, un'operazione che, dico il vero, è stata fatta rare volte, ma soprattutto che molti hanno preoccupazioni a fare. Ecco, e qui si parla della stazione spaziale, che, come ha detto il Piero Bianchi gentilmente, è stata una delle cose su cui ho lavorato. Vediamo nella successiva, dov'è che io ho lavorato. Allora, Amalia Ercoli Finzi, posso intervenire un attimo? Devo chiederle una grande cortesia. Noi abbiamo con noi il presidente dell'ASI, Giorgio Saccoccia, che ha un aereo quasi in partenza. Lei sarebbe disposta a concedergli 3 minuti, poi riprendiamo questo discorso? Volentierissimo, volentierissimo. Grazie. Anzi, allora, mi fa piacere anche vedere Giorgio, benissimo. Allora mi fermo. Giorgio Saccoccia, ce l'abbiamo in linea? Buonasera, mi sentite? Buonasera, la sentiamo, Presidente. Prima di tutto saluto la professoressa, che mi vuole bene e quindi mi cede volentieri per un attimo il posto. Grazie, grazie professoressa, grazie a tutti. Grazie, professoressa Finzi. Giorgio Saccoccia, dicevamo, Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana dal 2019, un ingegnere aerospaziale, ed è un dirigente, è stato un dirigente ESA ed è tuttora un dirigente ESA dal 1990. Allora, io avrei una domanda per il presidente dell'ASI, che significa Agenzia Spaziale Italiana. Italiana vuol dire che ed è nazionale, afferisce a tutto il territorio. Noi abbiamo delle attività spaziali abbastanza sparse sul territorio italiano e la domanda che io le farei è: il territorio da cui stiamo parlando in questo momento, le Marche, ha una vocazione spaziale che può essere incrementata? Già la sta sviluppando? Allora, di nuovo grazie per avermi permesso di unirmi a voi, anche se ho questo cambio aereo, però ci tenevo particolarmente. La domanda è particolarmente ispiratrice, perché l'Italia ha un'attitudine spaziale che è veramente distribuita in tutto il territorio. Questa è una cosa molto bella, e lo è ancora di più in questo momento in cui le attività spaziali sono destinate a crescere, lo spazio è destinato a servire ancora di più il bene dei cittadini e a preparare il futuro. E quindi il fatto di avere una distribuzione di attività, di università, di industrie, di centri di ricerca in tutto il territorio, crea i semi necessari a poter far crescere ancora di più le capacità nelle varie regioni italiane. Il bello dello spazio è che sempre di più stiamo assistendo a un trasferimento di capacità, di tecnologie, di innovazione nei due sensi: dallo spazio verso un indotto quotidiano, insomma un trasferimento ad applicazione della vita di tutti i giorni, e viceversa, perché lo spazio attinge molta linfa vitale da idee che vengono dalle applicazioni terrestri. Quindi il fatto di avere, torno alla domanda, più o meno esperienza datata in settori specifici dello spazio non è assolutamente necessario. Ora, nelle Marche ci sono, ovviamente c'è una competenza anche legata alle attività spaziali, componentistiche, equipaggiamenti, però le Marche hanno una capacità notevolissima anche in tanti altri settori, e noi ci aspettiamo che, come altre regioni, ci possa essere un trasferimento di capacità innovativa, di competenza anche da altri settori verso quello che sarà il futuro dello spazio, il futuro contribuito che l'Italia, tutta l'Italia, riuscirà a dare a questo settore per rimanere e crescere ancora di più nella nostra posizione di leader mondiale nel settore. Certo, io la ringrazio moltissimo di questa risposta, che ha guardato davvero a tutto il paese sotto il profilo delle attività spaziali. E le faccio soltanto l'ultima domanda. Prego. Perché so che lei ha ancora soltanto 2 o 3 minuti. No, mi dica.
E la domanda è questa, come vede la nuova era spaziale a cui accennavamo prima, cioè i prossimi 20-30 anni, che sono quelli del ritorno alla Luna, della stazione spaziale Gateway vicino alla Luna, e che sono quelli anche, se vogliamo, del business nello spazio e quindi del turismo spaziale. Qual è il suo giudizio e quali sono le sue attese rispetto a quest'epoca che si sta aprendo? Beh, come entusiasta dello spazio fin da bambino, io credo, vedo in questo momento una prospettiva straordinaria nel settore. Nei prossimi anni assisteremo veramente a una crescita esponenziale dell'attività, ma anche del ritorno che le attività spaziali daranno per la vita di tutti i giorni. Come ha detto giustamente, lo spazio adesso è riconosciuto come uno strumento di crescita importante, anche economica, e quindi inevitabilmente attirerà ancora più iniziative, risorse, investimenti che accelereranno ulteriormente la quantità di attività nel settore. Sarà un qualcosa di straordinario, di completo, non sarà solamente l'esplorazione a cui lei faceva riferimento, quindi guardare, spostarci verso altri pianeti, estendere in qualche modo la presenza della nostra specie verso altri pianeti, ma sarà soprattutto consentire allo spazio di fare ancora di più quello che già sta facendo oggi, e cioè aver cura del nostro pianeta e dell'ambiente attorno al nostro pianeta, che avrà bisogno sempre più di cura per ovviare, ahimè, all'incura che abbiamo avuto negli ultimi anni. E siccome lo spazio ha una capacità enorme di osservazione, di accorgersi, di monitorare, di intervenire laddove magari con strumenti terrestri riusciamo ad arrivare con difficoltà, praticamente le possibilità sono infinite di crescita, di utilizzo delle tecnologie, dei sistemi spaziali per proteggere il nostro pianeta, e poi tutto il resto verrà da sé, perché è nel DNA degli esseri umani quello di guardare in alto e di esplorare, esplorare continuamente. L'esplorazione. Dal tempo del cacciatore-raccoglitore in poi siamo sempre stati esploratori. Ingegner Saccoccia, Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, la lascio al suo aereo. Grazie. Vi ringrazio tutti e vi abbraccio idealmente. Io intanto vorrei dire a Piero Angela due cose. La prima è che se per impegni ci deve lasciare, non abbia alcun problema a farlo. Se invece ha voglia ogni tanto di intervenire, per noi sarà una gioia. Quindi Piero Angela è con noi, se può stare, se deve andare. Guarda, può andare. Purtroppo io starei molto volentieri, sto ascoltando con molto interesse la professoressa Ercoli Pinzi, perché è bravissima, come presentazione era eccellente. Purtroppo qui c'ho la coda fuori, perché io sto preparando 16 programmi e siamo con l'acqua alla gola, e purtroppo devo continuare a lavorare con i miei collaboratori. Certo, lo immaginavo. Però mi ha fatto molto piacere e seguirò poi i resoconti che seguiranno a questi incontri. Grazie a tutti. La registrazione resterà lì. Arrivederci. Grazie infinita, Piero Angela. E io chiedo di nuovo scusa a Maglia Ercoli Finzi, però è stata veramente gentilissima con noi in questo concedere un intervallo al Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. E però è rimasta sul video questa sua creatura, certo, professoressa. È rimasta sul video questa bellissima immagine della stazione spaziale, che è una meraviglia, che però purtroppo sta diventando vecchia, intendiamoci, non vecchia come me, perché è nata nel 98, quindi insomma di anni ce n'ha pochi, visto così. Però in realtà è una stazione che sta invecchiando, e adesso si sta pensando addirittura di alienarla, subaffittarla, in modo tale che ci siano gli altri a pagarli. Gli americani si sono stufati di pagarla. Allora, nella successiva mi piace far vedere quello che è proprio stato il mio lavoro. Allora, la stazione spaziale ha questa enorme trave, e qui si vede
tra un momento, si vede l'enorme trave con sopra anzi un esperimento che piace alla gente che qui sente, compreso il mio allievo Marco Molina, perché lui ci ha lavorato tanto, che è AMS. Però quello che a me interessa è la stazione, l'altra grande trave. Perché? Perché la stazione spaziale cade, ovviamente, come tutto quello che è nello spazio, e a questo punto può essere leggera quanto vuole, perché per la caduta, finché non tocca dentro qualche cosa d'altro, non si romperebbe mai. Ma in realtà noi abbiamo bisogno che la stazione spaziale abbia della rigidezza, cioè si comporti come un corpo più o meno rigido, altrimenti puntamento delle antenne, puntamento dei radiatori, puntamento dei pannelli solari e così via, andrebbe a farsi benedire. E quindi come facciamo per renderla rigida senza renderla pesante, ovvero senza aggiungere della massa? Io ho lavorato proprio su questo, i sistemi, diciamo, elettronici, automatici, quelli che volete, i quali consentono di rendere rigido un oggetto che, se fosse lasciato a se stesso, si metterebbe a vibrare o, come dico io, a respirare, facendo delle oscillazioni di lungo periodo, qualche volta un'oscillazione in una giornata, però, e che darebbe un grandissimo, sarebbe per noi un grandissimo danno. Ma io non solo ho lavorato sulla stazione spaziale, che diciamo è cosa animata, nel senso che arrivano persone da tutto il mondo, oramai abbiamo imbarcato astronauti che vengono da tutte le parti del mondo, e che quindi ha questa presenza umana fondamentale, perché ci sono delle cose che possono fare soltanto le persone, soltanto il cervello umano può essere in grado di risolvere. Ecco, io mi sono dedicata, come ha sempre detto il mio amico Piero, mi sono dedicata a questa grandissima missione che è stata Rosetta e che ci ha portato fino a una cometa, che la vediamo nella successiva. Allora, è vero che noi dallo spazio ci aspettiamo dei ritorni di utilità, delle darci tanti vantaggi sulla Terra, insegnare, lasciare che i ciechi attraversino la strada senza assolutamente essere tirati sotto delle automobili. Ecco, la mia speranza però è sempre che noi ci si dedichi all'esplorazione spaziale, che è l'antico sogno dell'uomo e anche della donna. Insomma, gli inglesi hanno esplorato le fonti del Nilo, no? Trovando le radici nel Nilo Bianco. Noi vogliamo andare sugli altri corpi celesti. Con Rosetta siamo proprio andati su una cometa, facendo un viaggio lunghissimo. Vedete che aveva le ali, no? Era una sonda, una missione spaziale con le ali, facendo un viaggio lunghissimo che vediamo nella successiva, che è durato oltre 10 anni, nel senso che poi dopo, quando siamo arrivati sulla cometa, abbiamo avuto altri 4 anni di attività, come dire, praticamente la mia vita. Cosa abbiamo mandato sulla cometa? Questo oggetto. Questo oggetto è sceso sulla cometa, cosa che abbiamo potuto fare perché noi siamo arrivati alla cometa con la sua stessa velocità orbitale. E questo era il difficile. E quindi ci siamo potuti, eravamo insomma una luna della cometa. La parte che è scesa sulla cometa era questo trabicolo sul quale stava il mio esperimento, che mi ha speso sangue e sudore per tanti anni, e che è un trapano, anche sampler, come si chiama, raccoglitore di campioni, che venivano poi messi in questi fornetti, 26 c'erano questi fornetti, e scaldati e opportunamente letti dagli strumenti che c'erano poi sulla sua cometa. Ecco, noi siamo arrivati e ci siamo arrivati benissimo. Diciamo che il mio strumento ha funzionato alla perfezione, rispettando i limiti, rispettando le prescrizioni in un modo straordinario, ma quando siamo atterrati, e lo vediamo qui, purtroppo non hanno funzionato gli arpioni. Non hanno funzionato gli arpioni che avrebbero dovuto tenere bloccato, vediamo nella successiva, bloccato questo apparecchio, questa sembra la dimensione di una lavatrice, no? Che avrebbe dovuto tenere bloccato questo sulla cometa, cioè bloccarlo nel ghiaccio della cometa, e invece gli arpioni non hanno funzionato perché non ha funzionato la carica esplosiva, e quindi a questo punto ha fatto un balzo tremendo che vediamo nella successiva, perché in una cometa che era larga al massimo 6 chilometri, un po' meno di 6 chilometri, bene, noi siamo riusciti ad arrivare proprio fino sul bordo, e abbiamo avuto lì una fortuna, io dico appunto un colpo di fortuna, perché siamo arrivati sul bordo della cometa partendo in questo balzo con
con una velocità inferiore di 4 cm al secondo alla velocità di fuga. Bastavano 4 cm al secondo di più per perderla completamente. E abbiamo fatto tornata nello spazio e addio, certo. Era finita, andavamo per questo. E adesso ho finito, ma vi racconto un fatto di vita vissuta, come appunto è la mia vita vissuta. Questa nostra lavatrice, dico io, questo oggetto, era caduto sulla cometa, si era nascosto e non lo trovavamo più. Abbiamo fatto 2 anni a cercarlo, eppure non c'era. Nel 2016, e vediamo nella successiva, nel 2016 l'ESOC continuava, per la verità, mandando in giro l'orbiter, la Luna che girava attorno alla cometa, continuava a cercarlo. Tutti i giorni si facevano fotografie, tutti i giorni una mia amica che c'è in ESOC, e questa era roba appunto dell'ESA, che c'è in ESOC, prendeva il pacco delle fotografie e cercava di vedere se si era trovato qualche cosa. Una sera, era il 2 di settembre del 2016, una sera, mentre lei fa passare il pacco delle fotografie che avevano fotografato quel giorno, e dice anche questo, oggi non abbiamo trovato niente, il suo bambino di 5 anni stava vedendo la televisione e lei gli ha detto andiamo, perché lui vedeva i cartoni animati, e i bambini, come fanno tutti, ha detto ancora uno, mamma, ancora uno, per piacere, uno solo, vai, vedilo, proviamo ancora un altro, e prende in mano la prima fotografia. E nella prima fotografia, che è questa che io vi presento, sulla destra vedete un quadratino rosso? Lei lo guarda e dice, ma lì c'è qualcosa. E difatti, vediamo nella immagine che viene adesso, che eccolo qua che arriva, allargata l'immagine, guardate che cosa ho trovato, abbiamo trovato Sfile, che è l'oggetto che era caduto, non solo con la sua brava, vedete che ha una zampa che è messa in piedi perché si era tutto rivoltato e così via. Il corpo di Sfile è sulla sinistra, ma voi vedete il puntino bianco che c'è in alto? Ecco, quello è la testa del mio strumento, e io posso dire con grandissimo orgoglio che ho portato un pezzo d'Italia su una cometa. Grazie. Con questo, Piero, diciamo che una vita merita spesa davvero, per lo spazio. Merita davvero un applauso, è una bellissima grazie, storia, grazie, finita bene, quasi una fiaba. La ringrazio moltissimo, professoressa Amalia Ercoli Pinzi, e passo a Massimo Comparini, che è l'amministratore delegato. Piero, scusami, se sì. Possiamo far intervenire il generale Roberto Vittori, un attimino. Sì. Ah, buongiorno, io non mi ero reso conto che l'avevo in collegamento. Buongiorno, generale. Sì, salve, buongiorno, mi sentite? Adesso la vedo. Sì, scusate, rubo 5 minuti per un saluto, brevissimo, e niente, poi lascio la sequenza normale. Ho sentito tutti i discorsi molto, molto belli, ma sono qua con esempio pratico. Sono nel Maryland, e da Loccioni, quindi qui con me c'è un pezzettino delle Marche, a dimostrare una cosa molto particolare. Prima si parlava del turismo spaziale, secondo me il turismo spaziale non esiste, non è mai esistito e mai esisterà, al massimo uno sport estremo, ma la cosa importante che sta accadendo è, si parla molto di space economy, secondo me è un diminutivo, il futuro è risorse extra atmosferiche per la salvaguardia dell'ecosistema terrestre. Gli Stati Uniti sono in prima fila, ma sono in prima fila in una modalità che per noi non è riproducibile, e non è prevedibile che a breve. No. Abbiamo perso. Vittori, no, l'abbiamo perso. Chiedo alla regia se ha la possibilità di riagganciarlo, se no lo facciamo rientrare appena si riesce a riagganciarlo. Mi sentite? Sì, adesso sì, prego. Ecco, sì, era breve l'intervento, ma non tanto breve, ancora un minuto ve lo rubo. E non è prevedibile che nasca in Italia l'equivalente di Elon Musk o Jeff Bezos, quindi qual è l'equazione che può dare un'opportunità a noi in Italia e Europa?
Gli ingredienti sono qua dove sono in questo momento, e cioè questo pezzettino di Marche dall'altra parte dell'oceano. Loccioni con 22 bravissimi ingegneri entra all'interno dell'opportunità del New Space statunitense. Loccioni è collegata all'università, Loccioni è legata a una parola fondamentale che è innovazione. Questo è un po' l'unico modo che vedo di, e ovviamente Loccioni è un esempio, le Marche è il tema di oggi, ma da Milano a Bari, alla Sicilia, alla Sardegna, quello che cerco di spingere, motivare è il mondo universitario che organizza poi in idee di start-up in piccole realtà. E il collegamento con gli Stati, la dimensione europea ovviamente è fondamentale, ma il rapporto con gli Stati Uniti è imprescindibile. Se parliamo di spazio, se parliamo del futuro, dell'utilizzo delle risorse extraatmosferiche, che piaccia o che non piaccia, gli Stati Uniti hanno un posizionamento unico. Non c'è in Cina, non c'è in Russia, non c'è in Europa, non c'è in India. Questa dinamica molto particolare, a volte folcloristica, dove le persone più ricche del mondo competono l'uno contro l'altro per le risorse extraatmosferiche, vedi Jeff Bezos contro Elon Musk, è un qualcosa di unico e irripetibile. Noi come Europa, come Italia, non possiamo cercare di imitarli. Possiamo soltanto prendere atto che sono loro che stanno costruendo le superstrade verso le risorse extraatmosferiche, in particolare lunari, e salirci a bordo. Certo, io sono molto contento di sentire queste cose, perché credo che si debba anche sfrondare un po' questo entusiasmo dai suoi eccessi. Ho appena finito di scrivere un libro per un editore di Milano proprio sulla possibilità del turismo spaziale. Sentire da lei che non ci crede, e io non ci credo, e ho scritto il libro proprio anche per questo, mi conforta molto, mentre credo nello spazio che lei ci ha descritto, quello sì, e quindi grazie di questa testimonianza. Possiamo averla ancora dopo un attimo, oppure deve lasciarci anche lei? E sarò in macchina se riusciamo, con piacere, ma in questo momento purtroppo devo, per l'appunto, ho avuto il piacere e l'onore di essere qua in questo collegamento con Loccioni US, però devo tornare verso l'ambasciata, se è possibile mi ricollego, altrimenti un saluto a tutti i presenti. Sarà più precario, tutti noi siamo gratissimi per l'intervento che lei ha fatto in questo convegno. Grazie ancora, buon lavoro e a presto. Grazie. Torno a Massimo Comparini, che anche lui ha una scadenza vicina, un impegno molto vicino. Massimo Comparini è l'amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. Sapete che ha il 67% di questa grande compagnia di attività spaziale, il 33% di Leonardo. Comparini è già stato, ha già rappresentato un'importante presenza in telespazio, è un esperto, direi, a livello internazionale assoluto di telerilevamento, e ha preso una laurea in strategia alla School of Business di Stanford. Quindi è anche in linea con tutte le cose che abbiamo sentito, che in parte sono spaziali, in parte sono economiche, in parte geopolitiche. Quindi vedete che ci sono molte sfumature, molte sfaccettature nelle cose che stiamo facendo e raccontando questa sera. Ecco, io a Massimo Comparini, proprio agganciandomi a quello che ci diceva l'astronauta Roberto Vittori un attimo fa, vorrei domandare a Massimo Comparini che cosa significa la privatizzazione dello spazio, qual è la sua aspettativa sulla Space Economy. E naturalmente non può sfuggire a una domanda su Artemis, quello che Alenia Space Italia potrà avere in Artemis, cioè questo programma che dovrebbe vedere nel 2024 sbarcare una donna sulla Luna. Prego, ingegner Comparini.
Sì, buonasera e spero che mi sentiate bene, non con troppo rumore perché sono in un aeroporto. Bene. Sento bene. Allora, innanzitutto buonasera, buonasera a tutti e gli stimoli, gli spunti che ci sono stati finora, anche la, insomma, l'affascinante relazione di Amalia, della professoressa Amalia Finzi, che saluto, sono naturalmente anche importanti per contestualizzare che cos'è la space economy. E dico questo perché certamente negli ultimi anni stiamo osservando un innesto dei capitali privati importante, è una dimensione importante delle attività spaziali, ma ricordiamoci anche che appunto quello che le sonde e le tecnologie spaziali ci consentono di acquisire come conoscenza scientifica è di valore incalcolabile rispetto a ogni moltiplicatore economico che possiamo determinare, ad esempio nel mondo dei servizi. Allora, si è parlato di Luna, Piero Angelo ha ricordato un po' l'epopea delle decadi precedenti, quando siamo arrivati per la prima volta sul pianeta, e agganciandomi proprio al concetto di economia dello spazio, c'è una differenza nel ritorno sulla Luna. Oggi ci torneremo non, come dico spesso, per un lungo weekend, ovvero per una missione breve, ma ci torniamo con l'idea di restarci e di lavorare sulla Luna. E perché questo? Perché faremo e dobbiamo fare della Luna una sorta di laboratorio che ci consenta, ad esempio, di capire come poter costruire infrastrutture ed anche consentire la vita degli astronauti, non necessariamente portandoci tutto da terra, ma imparando a lavorare sul pianeta. Imparare a lavorare sul pianeta servirà anche per capire se dalla Luna possiamo partire per destinazioni più lontane. E perché faccio questo aggancio? Perché, ad esempio, lo sfruttamento delle risorse del pianeta può essere già oggi è oggetto di studi di carattere economico, ad esempio per il mining della Luna. Allora, la dimensione economica attualmente ha due traiettorie. Quella che sicuramente verrà toccata successivamente, che riguarda quanto le infrastrutture spaziali, ad esempio di osservazione della Terra, ma anche di comunicazione, di posizionamento, di navigazione, di timing, quanto le infrastrutture spaziali abilitano applicazioni e servizi per la nostra vita quotidiana, per la nostra vita economica, per la nostra vita sociale. E questa è una dimensione economica evidente, chiara, con dei moltiplicatori molto evidenti. Poi c'è una dimensione economica legata a come le infrastrutture spaziali contribuiscono ad avere un pianeta sostenibile. E questo anche è un aspetto molto importante. Basta riflettere sul valore, ad esempio, di un elemento predittivo che consenta di limitare gli impatti o i danni di una catastrofe di carattere meteorologico. L'altra dimensione è quella che è stata un po' toccata e qui diciamo, mi trovo abbastanza d'accordo sia con lei che col generale Vittori, si sente parlare molto di space tourism, certamente è una dimensione affascinante, ma prima che questa porti a una dimensione economica vera e propria, secondo me passerà molto tempo. Però lavorare, aver consentito, aver imparato a far operare l'uomo in microgravità attorno alla Terra, nella Stazione Spaziale Internazionale, sta aprendo e aprirà delle frontiere nuove, apre la frontiera dei cosiddetti in orbit services, quindi infrastrutture che poste in orbita abiliteranno servizi come ad esempio l'allungamento della vita di un satellite o anche la pulizia di pezzi di orbita da debris e così via. Allora io penso che nei prossimi anni vedremo, diciamo, una, non dico una sana competizione, ma vedremo certamente la componente privata, la componente più strettamente economica, assieme alla componente tradizionale delle grandi agenzie spaziali, dalle quali a mio giudizio non si potrà mai fare a meno, innanzitutto in Europa, vedremo un po' l'affiancarsi di queste due dimensioni. E penso che dal nostro punto di vista, come comunità scientifica e industriale, dovremmo capitalizzare al meglio queste opportunità. Opportunità, e qui mi riallaccio anche
al tema e alla location del convegno, opportunità che sono anche opportunità dei territori. L'Italia, è stato ricordato prima, è un grande paese spaziale che ha delle posizioni di leadership nell'osservazione della Terra, nella navigazione, nelle telecomunicazioni, nell'esplorazione, ma questo non sarebbe possibile se la grande industria non avesse una filiera di piccole e medie e non avesse anche collaborazioni in un ecosistema dell'innovazione, con i centri di ricerca, con l'università. E qui i territori sono molto importanti e penso che le vocazioni anche di un territorio come le Marche, sull'elettronica, sulla meccanica, sono tutte discipline particolarmente rilevanti oggi e anche in evoluzione per le nostre applicazioni spaziali. Grazie ingegner Comparini per la prospettiva che ci ha offerto, molto concreta. La lascio ai suoi impegni perché so che anche lei ormai sta guardando l'orologio ed è sul filo dei minuti e mi rivolgo invece adesso a Cristina Leone, che è presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, che è appunto un cluster che ha il compito di fare sistema nel settore spaziale. Quindi è un proseguimento in qualche modo quello che le chiedo del discorso che ha fatto l'amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini, che abbiamo appena ascoltato. Vorrei soltanto ricordare che Cristina Leone, insieme con Silvia Baudo, è tra le 50 italiane più influenti nelle tecnoscienze spaziali. E questa classifica ribadisce ancora una volta che la presenza femminile nel settore è davvero importante e noi siamo ben rappresentati. Noi come Italia siamo ben rappresentati con 2 donne su 50 nel mondo. Cristina Leone, come si può sviluppare praticamente questa confluenza di aziende, di cultura universitaria, di start-up, di forze giovani nella direzione dello spazio? Buonasera a tutti, anche io sono in aeroporto oggi, quindi questo è un messaggio positivo perché significa che abbiamo ricominciato a viaggiare e quindi stiamo superando la crisi, quindi mi scuso per l'inquadratura, mi sono messa in un bar così mi sono potuta togliere la mascherina. Per essere qui con voi, ringrazio chiaramente di questa opportunità molto importante, ci tenevo molto ad esserci, ho partecipato alla prima giornata dello spazio organizzata da Osimo e quindi mi faceva piacere esserci anche oggi. Allora, il Cluster Tecnologico Nazionale è nato proprio per questo, è nato nel 2012 proprio per mettere insieme delle individualità territoriali che potessero fare sistema e mettere a fattor comune le loro capacità per rendere più competitivo tutto il paese. Oggi nel Cluster Tecnologico Nazionale dell'Aerospazio partecipano 12 territori, quindi 12 regioni italiane che hanno nella loro Smart Specialization Strategy l'aerospazio. Ha chiesto di entrare il Veneto e speriamo che il 14° saranno le Marche, perché è veramente importante oggi fare rete, soprattutto in quei territori come le Marche, che non hanno un grande prime contractor del mondo dell'aerospazio, non abbiamo sul territorio Leonardo, Giavio, piuttosto che Thales Alenia Space o Telespazio, ma hanno delle PMI molto specializzate in alcuni settori. Ecco, 2 elementi voglio evidenziare, fare rete e specializzazione. Prima di tutto fare rete. Noi nel piano di azione triennale del cluster abbiamo definito delle roadmap tecnologiche che riteniamo che siano quelle importanti per poter crescere e essere più competitivi nella ricerca e sviluppo e quindi poi nel business per le nostre aziende. Fare rete tra imprese, ma fare rete con le università e i centri di ricerca. Le piccole e medie imprese che hanno budget di ricerca e sviluppo abbastanza limitati, facendo rete con le università e i centri di ricerca, possono usufruire di tutta quella tecnologia attraverso un trasferimento tecnologico che va dalla grande alla piccola impresa, dall'università e i centri di ricerca alla piccola impresa. E la piccola impresa può crescere appunto attraverso la rete. Secondo elemento a mio avviso molto rilevante è il fatto
che la space economy ha comportato un cambio di paradigma nello spazio. Oggi possono sviluppare servizi di space economy, quindi servizi legati alle immagini satellitari, aziende ad esempio che hanno il loro focus primario nel digitale, perché mettere insieme tecnologia satellitare con digitalizzazione mi permette di crearmi un nuovo business nei servizi. E lo stesso avviene nella manifattura. Oggi la space economy comporterà grandi costellazioni di piccoli satelliti non così specializzati come magari quelli che può costruire la Thales Alenia Space, satelliti più piccoli, magari sviluppati da piccole e medie imprese e da università, e quindi con tecnologie che sono, diciamo, più accessibili anche alle piccole e medie imprese. E questo in regioni dove ad esempio l'automazione o industria 4.0 sono molto forti, come nelle Marche, sicuramente potranno creare delle nuove opportunità nel mondo della space economy. Quindi questo era un po' il messaggio che avevo piacere di dare, nel senso che l'accesso allo spazio oggi è diventato molto più largo, molto più aperto, e quindi maggiori possibilità per le piccole e medie imprese. Un secondo tema però vorrei toccare, che è quello della formazione. Noi oggi abbiamo bisogno di figure specializzate, soprattutto nelle discipline STEM, cioè nelle scienze, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella matematica. Quindi un'azione molto rilevante, e devo dire che sento molto un po' come missione del CTNA, è quello di invogliare, un po' come diceva prima Amalia, le ragazze a intraprendere un cammino nelle discipline STEM all'università. Proprio perché sono fermamente convinta che le opportunità ci possono essere. Noi, Amalia in primis, noi abbiamo Amalia come esempio, e speriamo che anche io possa essere esempio per altre ragazze, per dire si può fare. No? Non, le opportunità non sono le stesse, il divario salariale c'è. Sicuramente quando c'è una posizione di vertice prima si pensa a un uomo, però noi abbiamo lavorato tanto per fare in modo di diminuire questo divario, e quindi speriamo che le ragazze si fidino un po' di noi e quindi intraprendano questo mestiere. E oggi la società sicuramente ha degli strumenti, diciamo, di welfare migliori rispetto a magari, no, ai tempi in cui Amalia ha avuto, è stata veramente, insomma, una super donna, no? Perché lei lo è, e quindi famiglia e lavoro nel giusto bilanciamento, e questo è veramente molto importante. Noi come cluster l'anno scorso abbiamo lanciato un'iniziativa che si chiamava Space Dream, la prima edizione, poi continueremo anche quest'anno e negli anni prossimi, in cui abbiamo cercato di far appassionare allo spazio i bambini delle elementari e delle medie, perché poi gli interessi e la passione tu ce l'hai quando sei molto giovane, e quindi abbiamo avuto un grandissimo successo perché 710 scuole hanno partecipato, e devo dire, anche Amalia lo può dire, la nostra presidente, nella valutazione degli elaborati abbiamo avuto veramente degli elaborati di grandissima qualità, in termini che abbiamo capito che i ragazzi, grazie alle insegnanti, hanno studiato il materiale che noi abbiamo messo a disposizione e hanno creato degli elaborati veramente interessanti e di qualità, e quindi siamo sicure, insomma, che anche noi abbiamo messo il nostro sassolino. Per poter andare avanti. Quindi quella è una fascia di età straordinaria, in cui sono animati da una curiosità inesauribile, e nascono le vocazioni. È proprio l'età in cui nasce la vocazione poi per il resto della vita. Quindi sicuramente avete fatto un'opera. Sono arrivati entrambi sui due messaggi, Cristina Leone. Quello, grazie. Sulla disseminazione sul paese, dell'aerospazio, e sulla vocazione delle Marche in particolare. E questo secondo messaggio sulla formazione. Grazie davvero. E adesso io ti chiedo scusa per la lunga attesa, ma è che il panel è molto lungo. Mi rivolgo a Luigi Pasquali, che
l'amministratore delegato di Telespazio dal 2013 ed è il coordinatore delle attività spaziali di Leonardo dal 2016 ed è anche presidente del consiglio di amministrazione di Thalesa Alenia Space Italia. Allora io avrei per Luigi Pasquali una domanda che non so se è sensata, se non lo è la respinge Pasquali e se ne propone un'altra, ma mi domandavo, adesso che si va a colonizzare più a fondo lo spazio circumterrestre, si pensa per esempio alla stazione in orbita cislunare, a Gateway e così via, a Pasquali che è amministratore delegato di Telespazio domanderei, ma siamo pronti per queste telecomunicazioni nello spazio più profondo? E una seconda domanda in subordine, questi sciami di satelliti della Space Economy pongono dei problemi che lei vede anche sotto altri aspetti, cioè sciami di migliaia di satelliti sono stati citati prima, è stato citato Bezos, ecco, come giudica lei questo fenomeno? Prego, ingegnere. Benissimo, grazie, buon pomeriggio a tutti. Vorrei veramente ringraziarvi anche non solo per l'invito, ma anche per avermi dato questa opportunità di ascoltare dei giganti come Piero Angela e la nostra amica Amalia, che veramente hanno, come sempre, danno un contributo splendido della loro esperienza e con grande equilibrio. Molto bene, dunque, grazie. Sì, sono due spunti questi che in realtà sono tra loro collegati. E allora, se mi permettete, partirei con un filologico. E questo filologico, che così mi permetterà di unire questi due punti, vorrei che partisse da un particolare aspetto della space economy, che è quello che noi chiamiamo lo sviluppo del downstream. Lo sviluppo del downstream è un modo, diciamo, un po' sintetico e con una parola peraltro non italiana, ma fondamentalmente esprime un concetto che è alla base della space economy. Il concetto secondo cui lo spazio, le attività spaziali, soprattutto quelle industriali, non sono più basate sulla continua spinta di riuscire ad ottenere delle tecnologie sempre più elaborate e prestazionalmente migliori da mettere in orbita, ma in realtà il driver, quello che spinge, è il voler rispondere a una domanda di mercato, a delle esigenze di utilizzatori che possono essere privati, ma possono essere istituzioni, imprese, a cui è bene rispondere, è possibile rispondere in modo efficace attraverso l'utilizzo dei sistemi spaziali. Quindi questo capovolgimento che ha generato il fatto che lo spazio è diventato un abilitatore economico. Bene, da questo concetto del downstream, quindi da tutte le applicazioni spaziali che stiamo sviluppando, che rispondono a determinate esigenze, che supportano le attività della difesa, dell'intelligence, della gestione della sicurezza, ma anche dell'agricoltura, del territorio, degli effetti del climate change, di quanto accade nel mare e così via. Ecco, questa evoluzione, che di fatto oggi è il trend che sta guidando la crescita del mercato della space economy, è un po' quella nuova era a cui fa lei riferimento, fondamentalmente passa attraverso questo elemento. A questo punto, partendo da questa introduzione, mi piace arrivare agli aspetti che lei mi aveva proposto. Perché da una parte c'è il tema che questo downstream, cioè queste applicazioni e servizi, sono funzionali a lavorare anche sulla sostenibilità del pianeta. Lavorare sulla sostenibilità del pianeta significa, sappiamo tutti, che oggi stiamo con un po' di affanno rincorrendo una presa d'atto che, come ci siamo comportati come umanità fino ad oggi nel pianeta, di fatto non è sostenibile. Cioè stiamo erodendo risorse che non si possono ricomporre, ricostituire, così come stiamo provocando danni che al momento, per alcuni dei quali al momento appaiono irreversibili. Ecco, questo intanto è un primo elemento fondamentale di quel downstream, cioè la capacità con le tecnologie spaziali
di supportare quanto necessario per la sostenibilità del pianeta, oggi prevalentemente incentrato sulla capacità di monitorare, identificare le situazioni che possono poi permettere di generare piani di azione, ma anche con l'avvento di tutte le tecnologie digitali sulla capacità di generare soluzioni che possono essere, come dicevamo prima, predittive e che possono anche determinare gli early warning, cioè dire quanto necessario oggi da fare prima che il danno si avvenga. Ma allora se c'è, e qui arrivo subito al primo dei due punti, ma se stiamo con queste tecnologie, siamo capaci di lavorare sulla sostenibilità del pianeta attraverso lo spazio, immediatamente dobbiamo lavorare per la sostenibilità dello spazio attraverso lo spazio, perché quelle costellazioni a cui lei fa riferimento, che stanno progressivamente aumentando la popolazione di oggetti spaziali con un tasso di crescita che raddoppia tutti gli anni, e quindi questa progressione può diventare geometrica, e allora ci impone la necessità di guardare allo spazio con l'occhio di prevenire la situazione che è già successa sulla superficie della Terra, cioè di accorgerci tardi che abbiamo provocato danni irreversibili. Allora è fondamentale che si sviluppino tutta una serie di trend tecnologici su cui tutti stiamo oggi lavorando, sia la sensoristica da terra e dallo spazio per osservare e quindi entrare in quelle che sono le tematiche dello space domain awareness, dello space traffic management, della space weather protection, della space intelligence, eccetera, perché e soprattutto di nuovo il downstream, sviluppare, come stiamo sviluppando, tutta una serie di suite, di servizi e di applicazioni che consentono con questi dati di identificare e proteggere lo spazio esattamente con lo stesso principio della sostenibilità. A questo punto facciamo un saltino e vediamo come Massimo ci ricordava che la Luna, ci si tornerà sulla Luna non solo più per piantare una bandiera, ma per operare, perché effettivamente la Luna è questo corpo celeste, satellite del pianeta Terra, è un avamposto straordinario al di fuori dell'atmosfera che ci consente di fare tante cose, non le sto citando perché Massimo l'ha detto. Ma allora lì di nuovo ricade il downstream, allora lì di nuovo ci ritroviamo che per operare sulla superficie della Luna, uomini e macchine, persone, e adesso faccio attenzione a usare la parola uomini in senso generale perché l'attenzione al gender è particolarmente sviluppata, e lo dico con convinzione, a parte che oggi l'abbiamo toccata più volte. Quindi persone e macchine che opereranno sulla superficie della Luna con degli obiettivi che ci siamo detti, hanno bisogno di essere connessi, hanno bisogno di avere sistemi di navigazione, esattamente come ormai facciamo regolarmente sulla superficie della Terra, hanno bisogno di osservare e dall'osservazione della superficie lunare capire e indirizzare al meglio, in modo efficace, i propri sforzi. Ecco, quindi tutto il bagaglio di competenze, di conoscenze, di esperienze che abbiamo sviluppato in tanti decenni sulla Terra, che oggi chiamiamo downstream con una semplice parola, ma che è quella che guida e che spinge il New Space, la Space Economy, dobbiamo andarla a riportare sulla Luna. E questo lo stiamo facendo oggi con degli studi. L'ESA ci ha affidato di guidare un consorzio, la guida di un consorzio europeo per studiare quali architetture, quali soluzioni, quali proposte si possono sviluppare. E alla fine del 2022 l'ESA proporrà agli Stati membri degli investimenti specifici per realizzare infrastrutture di servizio sulla Luna, esattamente per rispondere a quelle esigenze. Quindi ovviamente dico l'ESA, ma sappiamo bene che anche la NASA è attiva su questo obiettivo, e è da immaginare che sarà poi un dialogo condiviso fra l'ESA e la NASA, perché evidentemente poi alla fine gli utilizzatori di questi servizi saranno ragionevolmente gli stessi.
Quindi per chiudere, perché capisco che il tempo è un po' stretto, ma riprendendo i suoi due spunti relativi al fatto di siamo pronti ad andare a replicare quanto dei servizi spaziali è stato fatto sulla Terra, sulla Luna? La risposta è sì, ci stiamo preparando anche velocemente, perché è un tema che a metà di questo decennio dovrà essere già affrontato in modo operativo, e poi progressivamente acquisirà livelli di maturazione e sviluppo ulteriori. E nello stesso tempo siamo pronti non solo a sviluppare le tecnologie spaziali per sostenere il pianeta Terra, ma anche per supportare non si facciano errori simili anche nello spazio circostante, che dove già ci stiamo muovendo anche in maniera non completamente normata. Anche su questo la risposta è sì, e sono due grandi priorità dell'umanità, intesa in senso ampio quando si parla di sostenibilità, di esplorazione, ma dell'industria. E noi in Italia abbiamo fatto già riferimento, i miei colleghi prima hanno già detto, a proposito delle dimensioni dell'industria nazionale e quindi della ricchezza delle competenze che scendono in tanti rami, arrivano sicuramente sul territorio, e mi fa piacere in una sessione come questa sottolineare che questa ricchezza è quello che la grande impresa spaziale in Italia considera come veramente valore per riuscire a raggiungere questi obiettivi. Ingegner Pasquali, amministratore delegato di Telespazio, è stato veramente un tuffo nel futuro quello che lei ci ha offerto, ma soprattutto ci ha ricordato che è ben presente alla vostra attenzione il fatto che lo spazio circumterrestre è una risorsa finita che deve essere ben amministrata. E allora flotte di decine di migliaia, perché ormai di questo si parla, di microsatelliti, forse costituiscono un momento di attenzione per tutti noi, e bisognerà ragionare molto attentamente su questo. E direi che nel G20 ultimo un po' il punto è stato toccato, e forse prossimamente il G20 si occuperà anche della protezione di questa risorsa così preziosa come Luigi Pasquali ci ha appena ricordato. La ringrazio molto, naturalmente se potrà restare con noi siamo felici, se vorrà intervenire altrettanto, però ci rendiamo anche conto che lei ha molti impegni a cui far fronte, quindi potrà... Sì? Se posso fare un saluto e ringraziare l'ingegner Pasquali davvero, perché è stato così tutto il tempo con noi. Grazie, certo, ingegnere, Pia. Grazie davvero. E, grazie a voi, è stato un vero piacere. Ci ha dato anch'io tanto, chiedo tanto, scusa tanto, per la lunga attesa, ma purtroppo il panel è così sovrabbondante, ma certo, cortesia di tante persone che hanno aderito all'iniziativa di Osimo, che era un po' inevitabile. E volevo anche ringraziare Piero, scusami, e Cristina Leone per averci fornito anche il materiale didattico di cui parlava nel concorso Space Dream, il cui concorso è stato presieduto dalla professoressa Amalia Ercoli Finzi, e quindi ci tenevamo molto a ringraziare anche questa disponibilità del Consorzio Nazionale nell'averci fornito il materiale. E approfittavo per chiedere se può al momento intervenire Gianluca Dettori prima che ci lascia. Sì, prego, Gianluca Dettori è presidente di Primo Ventures ed è un fondo di investimenti che ha l'intenzione di sostenere delle start-up in tecnologie spaziali, ma insomma ce lo dirà meglio lui. Prego, Gianluca Dettori, a lei. Grazie. Sì, grazie, buona serata a tutti e vi ringrazio per avermi invitato. Sì, infatti io, la nostra società di venture capital si chiama Primo Venture, siamo specializzati negli investimenti in società di alta tecnologia, veniamo dal mondo del digitale, e lo scorso anno abbiamo iniziato ad investire con un fondo che sta per chiudere la raccolta. A dicembre completeremo la raccolta degli investitori, siamo arrivati oltre all'obiettivo di raccolta che ci eravamo dati di 80 milioni di euro, quindi abbiamo adesso in questo momento appunto 80 milioni di euro che circa verranno investiti in società nella new space economy, startup, prevalentemente in Italia. L'80% del fondo verrà investito in startup italiane. E siamo il primo fondo di questo tipo in Europa, diciamo il primo nostro investitore è stato European Investment Fund,
a cui poi si è accompagnato anche l'investimento di Cassa Depositi e Prestiti e tutta una serie di altri investitori come Compagnia di San Paolo. Tra l'altro la prossima settimana faremo un annuncio per noi importante, nel senso racconteremo un po' in vista della chiusura del fondo. Questi sono fondi chiusi, quindi gli investitori possono sottoscrivere il fondo adesso, in 10 anni il fondo è chiuso perché opererà sul portafoglio. Diciamo che da un anno alla partenza, cosa posso dire? Che siamo veramente entusiasti. E 3 anni fa, quando abbiamo cominciato a ragionare su questo... L'abbiamo persa, dottor Dettori. Mi sente? Mi sente? Progetto. Sì. Investire a sufficienza. Noi guardiamo, ad oggi abbiamo guardato qualcosa come 500 business plan di startup italiane e stiamo ricevendo progetti da tutto il mondo. Vorrei dire su questo, già stato detto, ma vorrei ribattere su questo punto che per me è molto importante. Fatemi fare un piccolo passo indietro. Io vengo dalla tecnologia informatica. Io ho iniziato da ragazzo a lavorare in Olivetti e ho avuto la fortuna di fare iniziare la mia carriera a lanciare internet in Italia nel 94 a Italia Online. E spesso faccio questo parallelo tra lo spazio, la new space economy e internet e la new economy di quel tempo. Perché? Perché ci sto rivedendo sempre di più cose che ho già visto 20 anni fa, 25 anni fa succede nel mondo informatico. Quando è successo che internet, infrastruttura pubblica militare, è stata resa disponibile all'accesso ai commerciali, ai privati, e sono nate in tutto il mondo aziende come Italia Online, di Olivetti, ma poi migliaia e migliaia di altre, beh, avete visto che cosa è successo, cioè questa infrastruttura, diciamo, tra l'altro fu poi separata, perché ricordo che ai tempi internet, la parte militare, giustamente i genuti militari si sono fatti una loro rete, perché ormai internet era diventata una cosa talmente, diciamo, aperta e commerciale che non ha più senso, però hanno donato al mondo questa infrastruttura che era collegata. Bene, al tempo l'Italia, io me lo ricordo bene perché fui assunto dal primo motore di ricerca al mondo che inventò la tecnologia dei motori di ricerca, 5 anni prima che nascesse Google, si chiamava Lycos, era uno spin-off dell'Università di Boston, l'ho usato. Era uno spin-off universitario. E mi ricordo bene di quel periodo, l'Italia eravamo decimi al mondo nel settore internet, cioè quando una società americana doveva aprire in Europa, guardava l'Europa e l'Italia diventava immediatamente una priorità. C'era normalmente Germania, il primo posto dove andavano, Inghilterra, il secondo posto dove andavano, e il terzo era l'Italia. E tornando a questo parallelo, devo dire la verità, purtroppo la notizia triste del nostro settore è che oggi siamo 37esimi al mondo nel settore digitale, da decimi che eravamo 20 anni fa. In Italia abbiamo inventato YouTube 5 anni prima di YouTube, abbiamo inventato il primo motore di ricerca italiano, abbiamo generato il primo unicorn, oggi si chiamano così, Tiscali, che è diventato il più grosso access provider in Europa nel mondo del free internet. Noi con la mia startup ci inventammo Spotify 6 anni prima di Spotify, si chiamava Vitamini, che insomma... Abbiamo avuto, come italiani, noi abbiamo questa grande capacità, creatività, forza delle nostre idee, abbiamo una grande infrastruttura universitaria, abbiamo delle grandi persone e nello spazio abbiamo una grande legacy. Adesso io sono sempre lieto quando posso parlare dopo persone come Amalia Finzi, che sono non solo fonte di ispirazione, ma testimonianza di come non siamo nati ieri in questo settore. Allora, la notizia che volevo darvi è questa qua. In questo momento ci stanno arrivando da tutto il mondo business plan di startup che vogliono venire in Italia ad aprire, che vedono il fatto di aprire una sede in Italia come un'opportunità, più che un vincolo, perché noi, ripeto, cerchiamo di attrarre. Noi ovviamente stiamo investendo in startup italiane. Vi segnalo che stiamo per annunciare la prossima settimana il nostro 7° investimento. E, tra l'altro, siamo entusiasti di questo investimento, ci stiamo lavorando da 6 mesi perché è un po' particolare, diciamo che il team dei fondatori ha iniziato a sviluppare questo progetto di lanciatore quando erano minorenni. Attualmente stanno studiando, nel contratto di investimento abbiamo imposto loro di finire la laurea in ingegneria aerospaziale nell'ambito dell'impresa che stanno facendo insieme a noi, perché non ci sembra sano che, come dire, fare una startup poi ci troviamo troppi dropouts, come dicono gli americani, di cui si vantano. Invece noi veramente vorremmo che studiassero, perché i ragazzi hanno grandi idee, grande talento. Devo dire, noi siamo assistiti nel nostro lavoro dalla Fondazione Amaldi,
che grazie al collegamento con l'Agenzia Spaziale ci dà accesso a veramente delle risorse importanti. Ovviamente noi siamo gente che viene dagli investimenti più che dallo spazio, siamo nuovi e quindi è fondamentale per noi. Questo progetto italiano di un lanciatore molto particolare è stato valutato con grande interesse. Noi all'inizio, vi devo dire la verità, io ho investito una volta in una startup dove il fondatore aveva 20 anni. Quella startup oggi è una società con 200 dipendenti che sfiora i 100 milioni di valore, profittevole, vende in tutto il mondo. L'ho visto crescere, da 10 anni sono in consiglio, quindi non è che sono abituato a investire su gente di 20 anni, però diciamo non mi spaventa la cosa, però devo dire la verità, in questo settore insomma, occorre anche avere dell'expertise, non solo tanto entusiasmo, ma abbiamo verificato tecnologicamente le idee con i diversi interlocutori dall'Agenzia Spaziale Italiana, quella europea, a specialisti dell'Avio sulla parte di motori, eccetera, effettivamente ci sembra una cosa su cui vogliamo spenderci. Però insomma, quando siamo partiti, la verità vera, la confesso qua apertamente, era: troveremo sufficienti opportunità di investimento per investire bene 80 milioni di euro e non solo creare una nuova generazione di imprenditori spaziali italiani, ma anche portare un ritorno dei capitali 2-3 volte, che è il nostro obiettivo in genere. Noi, un fondo di 80 milioni deve riportare indietro agli investitori 360 e 200 milioni di euro, quindi insomma è un lavoro impegnativo che ci occupa 10 anni di vita. Ecco, però la notizia fantastica di cui veramente posso essere fiero è che noi stiamo andando a una velocità pazzesca sugli investimenti. Ripeto, abbiamo già fatto 6 investimenti, siamo al 7º, ce ne sono altri 5 all'orizzonte che entro 6 mesi verranno chiusi, quindi stiamo andando a un ritmo di investimento persino superiore alla cosa. In tutti i campi, in tutte le filiere, questo è l'altro aspetto bello, abbiamo investito in AICO che fa i sistemi di intelligenza artificiale per le missioni autonome dei satelliti, abbiamo investito in LeapSpace che sta facendo questa rete globale di stazioni di terra per il low orbit, abbiamo investito in Caracol. Ecco, questo Caracol è interessante perché anche lì entriamo nelle filiere, non so come dire, questo è l'aspetto che l'abbiamo detto prima, ma di nuovo battiamoci perché noi queste robe ce le portiamo sul petto quando vado all'estero a fare fundraising, a raccontare agli stranieri. Quando mi chiedono why Italy, dico guardate che qua noi dalla vite al sistema dell'elettronica, alla, che ne so io, alla telemetria, alle benzine, ai motori, ai vettori, noi sappiamo far tutto in Italia. Noi possiamo fare 100% un oggetto spaziale, tutto dentro i confini nazionali. Come sapete, tecnologie strategiche oggi sono un tema anche di sovranità tecnologica per le nazioni, per l'Europa. E abbiamo accennato prima al tema delle mega costellazioni, tra l'altro abbiamo investito in una di queste costellazioni specializzate, verticali, è un altro investimento che abbiamo fatto, questo in italiano. Abbiamo investito in Pangea, questa startup spagnola che grazie alla stampa 3D riesce a fare motori aerospike e sottosistemi particolari, ma tornando alla filiera abbiamo investito in Caracol che a Lomazzo per esempio fa stampa 3D fondamentalmente per l'aerospace di polimeri e tra poco anche metalli, no? Quindi il tema cos'è? Che c'è tutta una filiera in cui le competenze, il know-how italiani possono veramente, come dire, raccontare delle storie importanti a livello globale, al punto che molte startup straniere, quando diciamo a noi piacerebbe che sviluppaste un presidio tecnologico, aziendale qua in Italia, eccetera, in genere ci dicono ma veramente stavamo proprio pensando di farlo, nel senso alcuni di noi ci hanno detto grazie, alcuni lo stavano già facendo per conto loro. Quindi siamo entusiasti, molto carichi, il team è pieno di lavoro, abbiamo appena lanciato, quindi mi uso questa piattaforma, scusate, pubblicitaria, ma perché parliamo qui ai ragazzi, soprattutto ai giovani delle università. Abbiamo appena lanciato una call for startups italiane in tutto il mondo, ma ovviamente soprattutto agli italiani, il progetto si chiama Quasar Project, ho messo il link nella chat se volete diffonderlo anche ai ragazzi, per cui selezioneremo dei team per aiutarli a sviluppare il business plan e tutta la presentazione per poi investirci dentro in un progetto di mentoring che faremo. Quindi selezioniamo fino al 22 ottobre un tot di startup che lavoreranno con noi e li aiuteremo a rendere più appetibile per il mercato del venture capital il loro progetto. Gianluca Dettori, presidente di Primo Ventures, ci ha dato delle notizie molto interessanti. Ci ha detto che abbiamo perso qualche posizione, ma abbiamo tutte le possibilità di recuperarle, di andare oltre, e ha offerto ai giovani che ci stanno ascoltando un'opportunità da raccogliere subito, perché è questione ormai di settimane, c'è questa opportunità. Facendo un po' la revisione degli interventi che mancano ancora, e sono molti, e dei tempi, vi devo pregare davvero adesso di essere molto brevi, e mi spiace di doverlo dire subito
a Marco Molina di Sitael, che è l'interlocutore che, a cui chiedo adesso di intervenire proprio sul tema degli investimenti, del business spaziale. È una, Marco Molina è un manager di un'azienda che è lì sul confine tra il business e anche la ricerca, perché come abbiamo sentito prima in un intervento, Marco Molina è una parte importante anche in AMS, cioè in questo esperimento di ricerca pura che è a bordo della stazione spaziale. Ecco, la parola a Marco Molina, sentiamo dopo tutto quello che ha pazientemente ascoltato, e anche a lui chiedo scusa di questa attesa, un suo punto di vista e magari una valutazione che vada al di là del punto di vista, che ci dica davvero che cosa si aspetta con la sua Sitael da tutto quello che ha sentito. Grazie Piero Bianucci, mando un grandissimo abbraccio alla professoressa Finzi, con la quale abbiamo fatto cose meravigliose negli ultimi 30 anni e le cose più belle devono ancora arrivare. Saluto tutti quelli che ci ascoltano dalla Loccioni. Voi siete a 420 km a nord dal punto in cui vi parlo. Io sono a Mola di Bari. Sono a Mola di Bari e qui stiamo realizzando un piccolo miracolo spaziale ed economico allo stesso tempo, in mezzo agli ulivi, in mezzo ai vigneti, con un investimento totalmente privato. Noi siamo un'azienda a capitale totalmente privato, siamo interamente italiani, e ci siamo messi in testa di fare satelliti. E grazie a questa rete, si è parlato di filiera, la parola filiera non mi piace molto, preferisco parlare di ecosistema, perché veramente è un contesto positivo in cui, grazie ad un'osmosi continua tra il mondo dell'industria, il mondo della ricerca, quello dell'università, quello della formazione, della formazione a tutti i livelli, noi effettivamente riusciamo ad avere una marcia che ci sta proiettando verso il futuro. In breve, quali sono le tre caratteristiche che voglio condividere con questa platea che è estremamente qualificata e in particolare con gli amici dalla Regione Marche? Sono molto affezionato a questo evento del Festival dello Spazio perché ho avuto l'onore e il privilegio di stare sul palco di Osimo 2 anni fa nella primissima edizione. Ringrazio la Regione Marche, ringrazio Frida Paolella per il grandissimo entusiasmo ed energia che sta mettendo in questa iniziativa, che sono certo porterà dei frutti. Porterà dei frutti per diversi motivi che sono stati detti, ma vorrei evidenziarne sostanzialmente due, così aderendo alla richiesta di sintesi. I due motivi sono che si è parlato di space economy e in particolare di new space economy. Questa new space economy abbassa la soglia di accesso, è marchigiano il campione olimpico del salto in alto, questa asticella ideale è un po' più bassa nella new space economy, il che significa che, come anche ha detto il presidente Saccoccia, molte aziende dell'ecosistema prossimo a quello spaziale, e la Loccioni la ritengo una di queste eccellenze, ma sicuramente ve ne sono molte altre, e non voglio, elenco la Loccioni solo per un diritto di ospitalità, non voglio far torto a nessuno perché rischierei di dimenticarne in Regione Marche, ma abbassando questa asticella ideale della soglia d'accesso all'attività spaziale, andiamo incontro a quelli che sono i requisiti della New Space Economy. Noi siamo un esempio pratico di questo. Noi siamo un'azienda che ha le radici piantate saldamente in quella che era la Old Space Economy. Ci sono più di 200 unità elettroniche fatte dalla Sitael che funzionano da 10 anni su quella macchina meravigliosa che è AMS. Però nello stesso tempo, grazie alle altre aziende del gruppo di cui facciamo parte, che lavorano nel settore ferroviario, nel settore della Formula 1, nel settore delle telecomunicazioni da imbarcazioni da diporto, degli aerei acrobatici, piuttosto che della cyber security, riusciamo effettivamente a trarre il meglio che c'è della tecnologia ad un livello qualitativo sufficiente per poter accedere allo spazio, ma nello stesso tempo con appunto un'asticella d'accesso che è sicuramente più bassa. E questo è l'invito che io faccio alle aziende spaziali e quasi spaziali della Regione Marche. C'è spazio di collaborazione, siamo a 400 km di distanza. Il secondo messaggio che è legato alla space economy è che questa accessibilità riguarda anche le amministrazioni locali. Si è parlato
lodevolmente, l'ha citato il sindaco e gliene sono grato, dell'impatto dello spazio sulle scuole e non abbiamo dubbi, questo lo condividiamo tutti. Si deve partire dall'età, dal prima possibile per poter passare questa mentalità, questa cultura spaziale. Ma quando parliamo di cittadini, poi in realtà la tecnologia spaziale, che è accessibile alle amministrazioni comunali, alle amministrazioni locali, cosa che era impensabile fino a poco tempo fa, per esempio per monitorare degli scarichi fognari, per monitorare degli scarichi abusive, allora veramente stiamo costruendo un ponte che va nella direzione che ci dice che la space economy è veramente un affare, nel senso più nobile di questo termine, lo citava prima proprio Piero Gianucci nell'introduzione. Allora il fare affari viene a coincidere con un benessere collettivo che ha una base di applicabilità che è veramente la più ampia possibile. Questo è il nostro auspicio, siamo sicuri che unendo le forze tra aziende fortemente connotate dalla loro caratteristica spaziale, come per esempio la Sitael, e quelle immediatamente prossime all'ecosistema, faremo grandi cose come italiani e come europei. Grazie. Marco Molina, è stato molto molto convincente tutto quello che ci ha detto e direi che coltiva le speranze di tutti noi. Intanto saluto Tommaso Ghidini che vedo è arrivato e ci ha raggiunti. Chiedo scusa a Eugenio Coccia che ci sta seguendo dall'inizio con estrema pazienza, in silenzio, mentre avrebbe tante cose da dire e adesso ci rimangono purtroppo non molti minuti. Saluto Ersilia Vaudo naturalmente e saluto anche Giorgia Pontetti che ci dirà delle cose sicuramente interessanti, anche lei chiedo scusa dell'attesa. Chiederei a Tommaso Ghidini di ascoltare questa parte finale e gli vorrei poi sollecitare un intervento conclusivo. Conoscendo bene la sua capacità di affabulazione, la sua carica di entusiasmo quando parla. No, Tommaso Ghidini l'ho sentito, l'ho visto all'opera e quindi posso dirlo con buone motivazioni per esperienza. E quindi io adesso invece vorrei chiedere, lascerei invece per ultimissimo, se ha la pazienza di aspettarsi, Alessandro Ragnoni, che è un collaboratore della Loccioni che ci sta ospitando, e forse è giusto che sia così, che sia l'ospite alla fine noi a ringraziare lui e lui a dirci una parola di impressione su questo evento che ha ospitato Loccioni, anche perché già sappiamo anche da Roberto Vittori, dall'astronauta, quanto sia importante questa azienda. Tornando a noi e tornando proprio al discorso scientifico, Eugenio Coccia, che cosa chiede allo spazio adesso la scienza? Perché lei si occupa di scienza pura. Eugenio Coccia è il rettore del Gran Sasso Science Institute, si occupa di onde gravitazionali, ha contribuito fortemente alla scoperta delle onde gravitazionali in questa grande collaborazione tra l'antenna americana LIGO e l'antenna italo-francese, europea Virgo, e adesso nello spazio si parla di mettere LISA, cioè una antenna per onde gravitazionali di tipo completamente diverso che raggiungerebbe delle frequenze diverse, quindi si mostrerebbe dei fenomeni diversi da quelli che abbiamo visto finora, come la coalescenza di buchi neri, di stelle di neutroni e così via. Quindi Eugenio Coccia, esperto di onde gravitazionali, di astroparticelle, lui viene dalla collaborazione addirittura con Edoardo Maldi, con Pizzella, quindi ha tutta sotto mano la storia di questo tipo di questo filone di ricerca nuovo, di questa nuova finestra che si è aperta sullo spazio. Che cosa si attende nella seconda era spaziale? LISA è una realtà che si sta concretando? La voce. Mi sentite adesso? Perfetto, ci sentiamo benissimo, prego. Ecco, dico, anch'io esprimo gratitudine e soddisfazione per essere parte di questo evento e ho ascoltato veramente con molto interesse tutti gli interventi, a partire da quello della professoressa Arcoli Finzi, a quello di Piero Angela, a tutti gli altri. E siccome il tempo, come si dice, è tiranno, allora io mi limito veramente a prendere una sollecitazione, diciamo, di quelle che tu hai lanciato, che proprio riguardano le onde gravitazionali.
Naturalmente le onde gravitazionali portano appresso altre cose, cioè di per sé l'onda gravitazionale è una perturbazione dello spazio-tempo, no? Che viaggia alla velocità della luce e che ci porta un po' la voce, ci porta un po' qualcosa simile al suono, se vogliamo paragonarlo rispetto al, a quello che ci danno le onde elettromagnetiche, che invece abbiamo bisogno di occhi, no? Di varia sensibili a varie lunghezze d'onda. E qua è un po' come se avessimo un senso in più verso, verso l'universo, no? Anche l'udito, come se avessimo. Ecco, diciamo, per quanto riguarda le onde gravitazionali, gli esperimenti a terra che tu hai raccontato, Virgo, LIGO, hanno misurato i buchi neri, e stelle di neutroni, e hanno fatto la scoperta, hanno aperto questa nuova astronomia. Naturalmente la Terra è un limite per le onde gravitazionali, un regolatore a terra, perché la Terra è molto rumorosa e quindi sotto diciamo, le frequenze di intorno a 10 Hz, pochi Hz, diventa insostenibile avere un esperimento a terra. Ci proveremo a terra andando nella, come dire, in una terra che è più simile allo spazio da questo punto di vista, che è la Sardegna. La Sardegna è una terra dove il rumore sismico è bassissimo, non fa parte, diciamo così, della placca continentale da questo punto di vista, e quindi lì stiamo proponendo il rivelatore gravitazionale futuro che si chiama Einstein Telescope, ma che sarà sotterraneo proprio per ridurre i rumori anche di superficie, il rumore newtoniano, come si dice, ma questo ci farà andare fino effettivamente a pochi hertz con una sensibilità molto più alta di quella di Virgo e LIGO, e quindi lo dobbiamo fare. Però per liberarci dal limite dell'Hertz, dal muro, diciamo così, del rumore sismico, dobbiamo andare nello spazio. E quindi tu hai ricordato LISA, che è un progetto fantastico, è un interferometro, ma è un interferometro che ha milioni di chilometri di braccio, diciamo così, una formazione triangolare in orbita eliocentrica che dovrebbe volare negli anni 30 di questo secolo, speriamo nella prima parte degli anni 30, e che andrà a vedere invece vibrazioni molto più lente di quelle dell'Hertz, e quindi potremo vedere i buchi neri supermassivi, per esempio, sia le loro vibrazioni che le cose che ci cadono dentro, che le coalescenze di questi grossi buchi neri, anche le stelle binarie lontane ancora dalla coalescenza, si vedranno tantissimi segnali, ed è proprio un'altra banda, no, di questa nuova astronomia. E oltre questo, oltre a LISA, però, c'è anche un altro progetto, ultimissimo, che se volete lancio qua, perché ancora non è entrato nell'immaginario forse così pubblico, giornalistico, che è quello di utilizzare la Luna come rivelatore di onde gravitazionali, perché la Luna è una palla lassù nel cielo, non ha l'attività sismica e ambientale che ha la Terra, non c'è neanche un'atmosfera vera e propria, se per questo, e quindi è molto silenziosa. È una palla sospesa molto silenziosa, per cui se uno andasse sopra alla Luna, corredandola da opportuni sismografi, naturalmente di nuova generazione, noi potremmo rivelare tramite la Luna le onde gravitazionali proprio in un intervallo di frequenza che è tra quello degli interferometri a terra e quello che sarà il range, diciamo così, di intervallo di frequenza di LISA. Ecco, quindi la Luna che risponde alle onde gravitazionali deformandosi come una palla elastica potrà essere un rivelatore di onde gravitazionali su cui appunto andare con un'apposita missione spaziale. Naturalmente questa cosa mette in moto ovviamente sismografi di nuova generazione, mette in moto, diciamo così, la passione di tanti anche ricercatori, quindi io non ho dubbi che sarà un'altra delle frontiere che questa astronomia gravitazionale aprirà. Naturalmente l'astronomia gravitazionale è importante anche per quella elettromagnetica, o meglio, si complementa una vicenda, perché così come ci ha insegnato l'evento del 2017, del 17 agosto, perché non ce lo dimenticheremo questo, è stato l'ascolto dell'onda gravitazionale che ci ha dato l'indicazione di dove andare a guardare, che poteva stare succedendo qualcosa. È come per strada, no? Se noi sentiamo qualcosa ci voltiamo e vediamo qualcosa che altrimenti non avremmo visto. Ecco,
quello ci ha insegnato che vedere le controparti elettromagnetiche dello stesso sorgente è fondamentale. Abbiamo scoperto in quel modo che le stelle di neutroni sono le probabili sorgenti di gamma ray burst che producono gli elementi più pesanti del ferro, che era una delle questioni aperte, no? Si diceva le supernove producono gli elementi più pesanti del ferro. Come sappiamo, la vita delle stelle si ferma al ferro, nell'officina stellare si ferma al ferro, ma ecco che diciamo questo scontro tra questi due nuclei che sono delle stelle di neutroni ha formato invece un arcobaleno di colori che ci hanno dato con le loro righe la presenza di questi elementi pesanti. Per esempio, questa cosa è andata in giro dicendo che si è formata in quella regione una massa di oro pari a 100 volte la massa della Terra, no? Questa è una cosa che fa molto impressione, naturalmente uno non può andare lì a prenderlo, tutto questo tesoro, perché la distanza è improponibile. Però ecco, questa diciamo così, avere questa astronomia multimessaggera e quindi avere le onde gravitazionali insieme ai rivelatori gamma X visibile con cui si è fatta questa scoperta che ha messo tutto insieme è la frontiera dei prossimi decenni. Grazie professor Eugenio Coccia, rettore del Gran Sasso Science Institute, perché ci ha dato due prospettive suggestive, tutte e due molto affascinanti. Una è che le onde gravitazionali in realtà ci offrono uno spettro come le onde elettromagnetiche, molto ampio, con molte bande, ognuna delle quali ci racconta una certa storia dell'universo, una certa storia di certi fenomeni. E poi ci ha aperto questa prospettiva, che è proprio allo stadio iniziale, di un'astronomia multimessaggera che mette insieme le due bande, l'elettromagnetica, la gravitazionale e anche la particellare, potremmo aggiungere a tutto questo, quindi neutrini e così via, di cui lì al Gran Sasso voi siete grandi, grandi studiosi ed esperti. Grazie professore Eugenio Coccia. Io allora adesso passerei rapidamente la parola a... Facciamo così, la passerei a Ersilia Baudo, così Piero, riprendiamo... Piero, sì, scusami, dimmi. Abbiamo problemi tecnici di collegamento con Ersilia, quindi possiamo dare la parola a Giorgia Pontetti e poi passare direttamente a Tommaso Chidini. Ah, va bene. Giorgia Pontetti è di Ferrari Farm, si occupa di agricoltura ma per lo spazio, in qualche modo, cioè non adesso ma in prospettiva per lo spazio. Proprio stamattina ho visto una notizia, il nostro primo astronauta, Franco Malerba, sta partendo con una startup che propone l'idea del chilometro zero per i prodotti vegetali nello spazio. Allora, avere verdura fresca, insalata fresca nello spazio a chilometro zero vuol dire farla lì, non c'è altro modo che quello. Ebbene, Giorgia Pontetti, con un'azienda che è straordinaria, che adesso ci illustrerà, è pioniera, una possibile pioniera di questa agricoltura nello spazio. Ci ha pensato prima di Franco Malerba, e quindi ci dica qualcosa lei su questo argomento così affascinante. Grazie dell'invito. Lei è astrofisica, tra l'altro, no? Se non sbaglio. Di formazione. Io sono un ingegnere elettronico e poi astronautico. Ah, e poi astronautico, ho capito. Sì, vabbè, quindi allora diciamo che sono partita dallo spazio, in realtà. Tutte le competenze, partita ed è ritornata alla Terra, benissimo. Non ho fatto altro che mettere a fattor comune gli studi fatti nel settore aerospaziale con la tradizione di mio nonno, che era un contadino di vecchia generazione. E quindi diciamo che l'idea è stata quella di dire: se si può fare su Marte, a maggior ragione si può fare nei posti più impervi del nostro pianeta. E quindi, oltre alla coltivazione futura, alla quale io credo moltissimo, perché se domani andremo sulla Luna e su Marte ci sarà necessità assoluta di avere le serre, ma non solo per l'approvvigionamento dell'uomo e quindi per integrare la dieta fresca, ma anche nell'ottica di sistemi biorigenerativi e quindi di, diciamo, in qualche modo utilizzare i nostri scarti come input per le piante e cercare di chiudere il cerchio. E quindi, stante questa idea, ho detto: se si può fare su Marte, a maggior ragione si può fare nel deserto o nel polo nord del nostro pianeta, dove l'agricoltura tradizionale fatica ad arrivare. Quindi io immagino un futuro di città dove il chilometro zero torni ad essere un chilometro zero vero, e quindi dove, coltivando in un ambiente artificiale, possiamo prescindere dai mutamenti climatici e dall'inquinamento,
con lo stesso concetto possiamo pensare di coltivare su altri pianeti, perché semplicemente utilizzando la tecnica dell'idroponica, quindi togliendo la terra e mettendo a fattor comune le camere bianche che noi tutti conosciamo perché del settore aerospaziale, trasformare una camera bianca in una serra è semplicemente vedere uno strumento utilizzato in modo diverso, invece che operare gli umani ci coltiviamo le piante. Quindi con questo presupposto l'agricoltura del futuro per me consentirà di tornare veramente al bio, quindi al chilometro zero, e consente di immaginare nuovi scenari su missioni di lunga durata, ma anche sulla stazione cislunare che faremo, nelle missioni verso Marte e così via. Quindi credo che gli studi sull'agricoltura e sulle piante siano importanti anche per chiudere il cerchio e quindi fare in modo che la biosfera futura artificiale somigli alla biosfera naturale che avevamo sulla Terra prima di inquinarla. Questo è quanto. Beh, questo è straordinario, mi verrebbe voglia di venire subito a visitare queste sue serre idroponiche che prescindono dal resto dell'ambiente che c'è intorno, perché hanno lì tutto quanto. Mi viene una domanda. Invitati, ovviamente. Grazie. Mi viene una domanda che è molto ingenua, sicuramente. Se è troppo ingenua e non vale la pena di rispondere, non mi risponda. Ma lei ha detto un ambiente, siamo in un ambiente pulito. In un ambiente quindi dal punto di vista anche, non ci sarà bisogno di antiparassitari perché non avremo parassiti. Non abbiamo mai una malattia e quindi non facciamo trattamenti. Quindi non c'è problema neanche, non si pone il discorso. Ma l'ecosistema vegetale non ha bisogno di un grande insieme di... funghi, le micorrize per esempio, di un biota di microrganismi che sono essenziali perché la pianta si sviluppi. Ecco, queste camere che sono così pulite riescono a mantenere questo ambiente, questo ecosistema microscopico di cui le piante hanno bisogno? Allora, la mia risposta è sì e no, nel senso che per quanto che abbiamo dimostrato noi, è vero, ci sono dei patogeni buoni e patogeni cattivi in natura, no? E quindi vanno tenuti sotto controllo, ovviamente. Se si ragionando in camere bianche, decade di natura il principio del fatto che ci sono patogeni o ci sono animali, spore, funghi all'interno della coltivazione. Quello che però ho dedicato tempo per andare a verificare è quello che è raccontato bene nei libri, ovvero la simpatia o antipatia fra piante. E quindi banalmente le faccio un esempio: il basilico in piano campo viene messo vicino al pomodoro perché funge da antiparassitario naturale. Noi abbiamo messo all'interno di una serra chiusa il basilico ed il pomodoro insieme e quello che ho dimostrato è che il pomodoro cresce in modo più rigoglioso e il basilico cresce in modo molto più veloce, quindi io riesco ad avere un basilico annuale che arriva a 2 metri solo perché l'ho messo nello stesso ambiente del pomodoro, quindi insieme hanno un effetto che fra di loro è positivo. Quindi abbiamo deciso di parlare di ambienti sterili per togliere tutto quello che è muffa, fungo, che non vediamo e che comunque è un problema per le piante, per fare in modo che se domani veramente abbiamo necessità di coltivare sulla Luna siamo in grado di farlo in modo clean, che è uno dei tanti requisiti, e quindi in modo sicuro e ripetibile. Però gli effetti della natura permangono lo stesso. Chiarissimo, quindi sterile ma non troppo, sterile quanto serve. Grazie infinite a Giorgia Pontetti, davvero mi piacerebbe venire a vedere queste serie. Siete tutti invitati, se siete a Roma questo weekend venite a trovarci al Maker Fair. La ringrazio moltissimo e a Frida domando, prima di passare la parola a Tommaso Ghidini che ci darà una visione panoramica di tutto quello che avete sentito, lui in parte l'ha sentito, in parte comunque lo immagina e lo sa perfettamente. Chissà se Ersilia Baudo ci ha raggiunti, è una domanda che faccio a Frida. No, possiamo proseguire con Tommaso Ghidini. Ah, Tommaso Ghidini, allora eccolo qui, Tommaso Ghidini è Homo Celestis. Ah, ce l'ha lì. Questo è il suo libro appena uscito, un libro affascinante perché non parla tanto dello spazio del futuro, ma ci mette in guardia sulle cose che abbiamo imparato dallo spazio del passato per andare nel futuro con sicurezza. Per esempio, imparare dagli errori è uno dei capitoli fondamentali di questo libro. E allora io a tutti raccomando questo Homo Celestis, questo dopo Homo Erectus, Homo Habilis, Homo Sapiens, adesso abbiamo Homo Celestis che è l'uomo di cui parliamo appunto questa sera. Ma io vorrei che Ghidini ci guidasse
da Homo Celestis a Gateway, al villaggio della lunare, al Moon Village a cui sta lavorando. Ci dia un'idea, Tommaso Ghidini, di quello che sarà il nostro futuro, che lei già conosce perché sta costruendolo. Va, intanto grazie per avermi invitato e per avermi chiesto di concludere in un qualche modo questo vostro evento che trovo straordinario. Permettetemi di salutare la professoressa Ercoli Finzi che vedo ancora qui con noi, mi fa molto piacere vederla online, professoressa. Eravamo insieme qualche tempo fa per un Mars event, mi fa piacere vederla online, essere qui con voi. Saluto Piero naturalmente, e non avevo grande voglia di vederti, Marco Molina, caro amico, e Frida naturalmente che è dietro le quinte, organizza tutto questo. Allora, per quanto riguarda quello che mi chiedi, secondo me è un momento unico questo che stiamo vedendo, almeno per come lo vivo io, per come lo vedo io. Per la prima volta davvero abbiamo delle opportunità che finora non abbiamo mai avuto prima, quella di naturalmente operare ancora la Stazione Spaziale Internazionale, ampliarla, aumentare il suo tempo di utilizzo, ma naturalmente abbiamo adesso un'opzione in più, quella di costruire una Stazione Spaziale Internazionale attorno alla Luna. Trovo che sia davvero qualcosa di straordinario, che ci apre una prospettiva nuova, ci apre la prospettiva nuova di utilizzare la Luna più a lungo termine, di utilizzare la Luna da un punto di vista scientifico, da un punto di vista tecnologico, come dimostratore tecnologico per il balzo ben più, diciamo così, impegnativo per Marte, ma in un ambiente planetario rappresentativo, quindi realistico, ma ci permette anche di utilizzare la Luna, e anche questa è un'ulteriore novità, da un punto di vista addirittura commerciale, addirittura economico, cosa che prima ancora non si era visto in questi termini e così in termini così forti. Vediamo che c'è turismo spaziale, comincia il turismo spaziale, e qua ho letto cose un po' contrastanti che io vorrei, sulle quali vorrei darvi il mio punto di vista. Certo. Ho letto, ma si dice, sì, Bezos, Richard Branson, Elon Musk, tutti uomini estremamente facoltosi, quindi allora vuol dire che soltanto gli uomini facoltosi. Cioè, l'ho visto presentato con un certo occhio critico. Ecco, io invece lo vedo come una cosa estremamente positiva, nel senso che intanto se persone che sono abituate a funzionare in termini commerciali, in termini imprenditoriali, trovano nello spazio un interesse così forte, io li vedo prima di tutto sinceri, cioè li vedo davvero interessati e appassionati, prima cosa. Secondo, se persone così, ripeto, in direzione imprenditoria vedono nello spazio una risorsa, mi fa dire benissimo, allora questo è un ulteriore messaggio che lo spazio è una risorsa, è una nuova dimensione, non nuova, ma in questi termini nuova forse, in termini economici, e lo è per tutti, nel senso che io penso questo aprirà quello che abbiamo visto succedere nell'aviazione qualche tempo fa, cioè sì, anche nell'aviazione inizialmente i facoltosi hanno potuto permettersi un biglietto, hanno potuto permettersi di utilizzare il mezzo aereo, ma progressivamente questo ha permesso a sempre più persone di utilizzarlo, fino ad arrivare al giorno d'oggi nel quale ci muoviamo con le low cost da un punto all'altro d'Europa senza nemmeno accorgercene. Questo ha cambiato il nostro mondo, non soltanto da un punto di vista economico, industriale, ma anche da un punto di vista affettivo. Abbiamo potuto mantenere i nostri affetti, i nostri amori, le nostre relazioni grazie a questo nuovo modo di volare. Forse adesso abbiamo un nuovo modo anche di muoverci nello spazio, anche grazie a questi pionieri di oggi che però potrebbero aprire la via. Naturalmente in collaborazione con le agenzie, è ovvio, in collaborazione con le grandi istituzioni, che però permetteranno un uso sempre più per tutti dello spazio. E poi siamo sulla Luna, andiamo su Marte. La Luna ci ha permesso quindi di testare le tecnologie in ambiente rappresentativo, di validarle, di dimostrarne l'efficacia, di dimostrarne anche l'efficacia in termini commerciali, in termini economici, come ritorno sulla Terra, e poi saremo pronti per muoverci verso Marte con uomini e donne, sempre, diciamo, dopo averlo testato in ambienti più sicuri, cioè vicino alla Terra e vicino alla Luna. Questa, secondo me, è una prospettiva e una progressione
straordinaria che oggi l'uomo si è costruito grazie alla sua caparbietà, alla sua intelligenza, alla sua visione, al suo coraggio. Oggi ci siamo davvero costruiti questa prospettiva. Se io vedo alle iniziative che state qui oggi, che è rappresentata qua oggi, ho grande speranza che tutto ciò avvenga, perché questo è esattamente quello di cui abbiamo bisogno per permettere all'uomo di fare questa, di realizzare questa visione. E cioè abbiamo un'agenzia spaziale italiana molto forte, secondo me oggi veramente ho visto tutti gli ingredienti, tutti insieme. Abbiamo un'agenzia spaziale italiana molto forte, abbiamo un'industria, una tradizione accademica molto prestigiosa. Ben rappresentata. Tra l'altro credo che Tomal Guidini sia stato un allievo di Amalia Ercoli Finzi. Che è molto ben rappresentata e quindi che sostiene... Tutto quello di cui stiamo parlando è difficile, quindi abbiamo bisogno, le agenzie spaziali di tutto il mondo, abbiamo bisogno delle menti che vengono dall'università, abbiamo bisogno della ricerca scientifica che ci permetta di scrivere la nuova pagina del libro di ingegneria, perché ne abbiamo bisogno, perché ci stiamo muovendo sempre in ambienti non conosciuti, per i quali non esiste letteratura, per i quali molto spesso non abbiamo nemmeno i mezzi di test a terra per cercare di ricreare determinati ambienti, pensiamo alle lune di Giove, pensiamo andare vicino al sole, sono missioni in ambienti che è difficile perfino riprodurre sulla Terra, quindi abbiamo bisogno delle menti dell'università, per non parlare poi della guida scientifica proprio da un punto di vista non solo tecnologico ma scientifico, il capire come due buchi neri supermassivi interagiscono tra loro, qua ci vuole davvero l'università in aiuto. Quindi dicevo, abbiamo un'agenzia spaziale italiana molto forte, abbiamo un'università prestigiosissima, abbiamo un substrato industriale sia dal punto di vista dei prime che dal punto, e anche questi sono stati rappresentati molto bene oggi, che dal punto di vista delle SMEs, cioè quelle che realizzeranno poi le tecnologie di base per creare il sistema, presenti. E poi abbiamo una cosa nuova che va menzionata, secondo me, abbiamo un venture capital in Italia che apre una nuova dimensione di nuovo. Primo venture che è rappresentato anche oggi qui tra noi, apre di nuovo una nuova prospettiva sullo spazio, che è appunto quella di utilizzo, creazione di valore e di benessere e di sviluppo economico grazie alle tecnologie spaziali. Io la vedo anche in un altro senso, cioè non solo le tecnologie spaziali che vengono dallo spazio e ci aiutano sulla Terra, ma lo vedo anche dal punto di vista delle tecnologie della Terra che possono essere maturate, utilizzate in ambito spaziale, la loro performance ottimizzata e accelerata, perché lo spazio ci impone di rendere tutto più piccolo, ad esempio, più leggero, più trasportabile, quindi maturiamo le tecnologie per poterle utilizzare allo spazio, le qualifichiamo per gli ambienti di cui parlavo prima, estremamente estremi, quindi o il grande caldo, o il grande freddo, ambiente marziano, ambiente lunare, quindi ci troviamo tecnologie migliorate e le riportiamo in ambienti industriali terrestri, questa volta molto più ampi perché le abbiamo migliorate e quindi le possiamo offrire ad ambienti terrestri industriali ancora più alti, ampi, quindi creando ancora più valore e ancora più ritorno economico. Questo secondo me è lo spazio che vedo io oggi e che vedo rappresentato qui benissimo in questo evento. La mia domanda che giro a voi è: cosa aspettiamo? Partiamo dunque, c'è tutto. Certo, ma proprio perché c'è questa domanda che è cronologica, quando partiamo, io chiuderei con due domande difficilissime per Tommaso Guidini, ecco. Perché gli chiedono di essere un veggente, rispetteranno gli impegni tutti i partner che fanno Artemis nel 24, davvero una donna 24-25, insomma, scenderà sulla Luna? Getaway, seconda domanda difficilissima, in quale anno lo vogliamo collocare?
Sono due domande molto difficili. Allora, io credo molto in questa collaborazione internazionale, credo molto in questa collaborazione con la NASA. L'ASI ha un interesse molto ben dichiarato su queste missioni, quindi io non posso che crederci, ci stiamo lavorando molto concretamente a questo. 2024, prima donna sulla Luna, già l'idea di avere una donna sulla Luna lo trovo un altro messaggio nel messaggio straordinario. E il fatto che si chiami Artemis, quindi un omaggio nell'omaggio, era Apollo l'uomo, adesso la sorella gemella rappresenterà la donna, bellissimo. A parte l'aspetto dell'omaggio, è straordinario che ci sia una donna, il tempo 2024 secondo me è estremamente corto, probabilmente 2025 o 2026, ma per quanto mi riguarda in termini ingegneristici significa domani mattina, cioè significa adesso, sta avvenendo adesso. Il Deep Space Gateway, anche lì abbiamo tutti gli ingredienti pronti, c'è un ottimo prime industriale italiano che ha un grande ruolo nella costruzione del gateway, ci sono grandi volontà nell'averlo, è necessario averlo? Facciamo. Io dico sì, facciamolo, certamente. Grazie Tommaso Ghidini per questo messaggio incoraggiante verso un futuro che è davvero molto vicino. Io ho visto tutta l'era spaziale dallo Sputnik ad oggi, spero di vedere il Gateway e quello che ci porterà la stazione spaziale in orbita cislunare. Credo che a questo punto sia quasi finito il nostro lavoro, però vorrei sentire adesso il nostro ospite, Alessandro Ragnoni, che rappresenta la Loccioni, e mi passo quindi la parola e ringrazio almeno singolarmente, voglio ringraziare non tutti uno per uno, ma Amalia Ercoli Finzi, la voglio salutare proprio in modo molto speciale, e poi ridò la parola a Frida Paolella. Grazie intanto per la parola, prendo io la chiusura. E, intanto abbiamo divorato letteralmente le suggestioni che ci avete dato, vi abbiamo ascoltato da qua, io vi parlo dal cuore pulsante della nostra impresa dove nascono un pochino le soluzioni che vanno a rispondere alle sfide di misura dei nostri clienti. Devo dire tutte le cose che vedete un pochino alle mie spalle, provo a darvi una panoramica, erano di fatto qualche anno fa delle suggestioni, erano dei fogli bianchi, quindi la dimostrazione è che se ci si mette assieme si possono disegnare cose che erano impensabili. Dietro di me ci sono banchi che collaudano dagli assali elettrificati dei veicoli elettrici del futuro all'elettronica di bordo, l'avionica di bordo, i componenti motori aeronautici. Tutte cose che erano, ripeto, delle suggestioni. Qua dentro, dove viviamo la transizione ecologica, tra l'altro, perché siamo dei nodi, tutti dei nodi di una smart grid che di fatto in questo momento produce più di quello che consuma e che nel tempo, dagli anni 80, ha migliorato anche il comfort di chi lavora qua dentro e ha migliorato la gestione dei consumi per le attività lavorative. Poi siete autonomi dal punto di vista energetico, se non sbaglio, anzi addirittura forse energia. Quello che vedo è un'azienda che in poco tempo ha fatto 450 posti di lavoro e sono posti molto qualificati, perché noi è di quel tipo di posti che in Italia abbiamo bisogno, posti altamente qualificati. Siamo bravi nella manifattura, faremo bene vecchie cose di tecnologia tradizionale e continuiamo a farle, molto opportuno continuare, ma è questo tipo di tecnologia nuova, vero, che ci serve. Mi porto a casa quello che avete detto sulle persone, no? Qua dentro, oltre ai sistemi, oltre alla transizione, ci sono le persone. Allora, dietro di me ci sono tutti i ragazzi che sono quelli che devono ricevere un pochino le vostre suggestioni, che dobbiamo fare nostre, e dobbiamo scatenarli un po' su queste sfide, così che si inizia, no, una nuova sfida in un ambito nuovo, che è quello che abbiamo provato a fare noi. Dopo i contatti con il mondo aeronautico dagli anni 80 in poi, nell'ultimo periodo è veramente esploso il numero di sfide che l'aerospazio ci sta dando, anche come complessità. Questo significa che ci sono dei salti nel paradigma di fare, di come si fanno le cose, come si fanno i componenti, i processi che hanno bisogno di una mano. Ci si arriva insieme,
vi lascerei anch'io con una piccola suggestione nel mio piccolo davanti ai giganti che ammiro e che ringrazio, perché è un sogno poter ragionare con loro di queste cose. La suggestione è che abbiamo scoperto, stiamo scoprendo che tanti di quei mercati, di quelle applicazioni per le quali noi abbiamo realizzato misure, test, eccetera, stanno guardando in maniera upstream allo spazio e quindi all'orbita bassa, alla microgravità, come la frontiera della sperimentazione dei loro nuovi prodotti, dei loro nuovi processi. Quindi noi ci sentiamo investiti un pochino da questa sfida, ce la facciamo nostra, continuiamo a parlarne, noi abbiamo gli occhi grandi e le orecchie aperte. Grazie, grazie a questo messaggio anch'esso di speranza, ne sentivamo davvero, davvero il bisogno. Ragnoni, noi abbiamo bisogno di tanti giovani come lei e come quelli che lei ha lì alle spalle. Passo la parola a Frida adesso per un saluto finale. Grazie di averci ospitati alla Lozioni, veramente senza il vostro aiuto anche tecnologico forse non ce l'avremmo fatta. Grazie, arrivederci. Grazie Piero, grazie a tutti gli ospiti. Beh, fare le conclusioni a questa edizione, questa giornata è particolarmente difficile. È particolarmente difficile e ringrazio tutti loro che sono stati, a partire dalla professoressa Amalia Ercoli Finzi, in connessione con noi, in ascolto molto attento e paziente. Ora sarò banale in questi ringraziamenti, però Tommaso Ghidini ha riassunto benissimo, no? Ha parlato che c'era qua nella grande industria, il Venture Capital, l'Agenzia Spaziale Italiana, le SMEs. Abbiamo pensato, e ringrazio il presidente Loccioni, di ospitare questo evento qui perché siamo a casa delle Marche. Questa impresa rappresenta le Marche, l'eccellenza marchigiana nel mondo. Quindi ne avete visto in due ore la connessione sia negli Stati Uniti che dai loro qui laboratori. Quindi è un invito a farvi venire qua, anche all'ingegnere Massimo Comparini, con cui ieri ho avuto l'occasione di parlare e sarà ben lieto di accettare il nostro invito. Le istituzioni hanno il dovere di creare questi momenti istituzionali, diciamo di aggregazione come questi. Noi abbiamo il dovere istituzionale, la mission istituzionale, oltre che morale, di creare questi tavoli, queste tavole rotonde. Certo, con ospiti di eccellenza così non è possibile tutti i giorni, però la loro attenzione, la loro pazienza e disponibilità dimostrano quanto questo tema sia importante, sia anche occasione di rilancio, di sviluppo economico per le Marche. Ci siamo permessi di organizzare come piccolo comune, perché di fronte a questi grandi è un piccolo comune, però da un piccolo progetto Osimo Lab si vuole dare una visione grande di aggregazione tra scienza, managerialità e enti pubblico, ma senza le imprese che fanno la differenza tutto ciò sarebbe impossibile. Quindi grazie, grazie davvero di cuore a tutti voi e a Piero Pianucci per la tua magistrale conduzione. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata e complimenti. Grazie. Grazie. Marco Molina, un saluto particolare. Grazie a tutti voi. Bellissima iniziativa. Amalia, grazie ancora. Buona serata. Grazie per la cena adesso a tutti quanti. Arrivederci. Arrivederci. Buona serata. Gli stati alle varie componenti delle attività spaziali, relativamente agli aspetti civili, commerciali, della ricerca, così come per quelli connessi alla difesa. Le partnership internazionali giocheranno un ruolo chiave.